Questo programma è offerto da Buongiorno a tutti i telespettatori di Prima Free e di Media 24. Inizia la sfilata dei cari mascherati al 47esimo Carnevale Sestinese. Ecco, ricordiamo che oggi sfileranno 28 carri e avremo qui in postazione le autorità e anche i capicarro che poi sfileranno. E ricordiamo ai telespettatori che grazie all'Agenzia Europa Tourist Group di San Michele Tagliamento e di Bibione questa diretta abbiamo potuto realizzarla. Ecco, ricordiamo che il 25 siamo a Botta di Livenza e il 29 in notturna a Caorle. Ecco, adesso lasciamo un po' le autorità che parlano e fra poco arriveranno i carri per caratterizzare questa giornata e far diventare sempre più grande questo carnevale. Per cui buona festa a tutti, buon divertimento a tutti e viva questo nostro grande carnevale. Un grande applauso, grazie. Grazie, grazie Matteo. Matteo Cappelletto, grazie per essere stati tutti quanti voi. L'ospitalità, io direi di dar voce anche agli amici che arrivano dalla Riviera del Brenta, da Dolo, il famoso carnevale degli storti. Sì, buongiorno a tutti, grazie intanto per l'invito al comitato che ha organizzato questo carnevale di Sestino Livenza, grazie al sindaco e al consiglio comunale che ci ha gemellato in questa realtà che unisce due carnevali storici, il carnevale di Storti a Dolo che si svolgerà il 22 di marzo, quindi tenetevi liberi, vi aspettiamo tutti a Dolo. Anche a Dolo abbiamo un carnevale degno della nostra 40esima edizione, quindi grandi cari, grande spettacolo e vi aspettiamo numerosi. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie ancora, grazie. Grazie a voi. Anche agli amici di Dolo e qui le nostre autorità che hanno rivolto il saluto proprio in apertura. Adesso possiamo congedarli, possiamo andatevi a godere naturalmente la sfilata. Impostazione più tranquilla. Grazie per noi aver aperto in maniera impeccabile, eccellente. Grazie questa. Gianluca, grazie Matteo, grazie agli amici di Dolo. Grazie. Grazie Giorgia. Allora nel frattempo, dato che è partita ufficialmente la 47esima edizione del Carnevale Sestinese, abbiamo visto la mascotte in assoluto, Miche Asso, lo ma salutiamo. Ma passi, perché veramente tornerà. Il simbolo del Carnevale di Sestino di Livenza e anche il rombo dei motori della... Il Vespa Club sei Vespa giorni. Club, esatto. Ma dove sono andati? Tornano indietro? Fanno un altro giretto? Ritornano, però pensi? Stiamo quasi per accogliere... Il terzo gruppo e stanno arrivando, li sentite perché si sentono i tamburi, anzi sono i tamburini, giusto? I tamburini, sì, sbandieratori e tamburini. Esatto. E arrivano proprio da un cuore meraviglioso, medievale, no? Che si trova... Annuale. Loro sono la Contrada Sant'Urbano. Esatto, Contrada di Moniego se non sbaglio, non vorrei pronunciare male il nome. E loro hanno una tradizione come quella dei borghi medievali, no? Che trascinano con sé tutta quella magia e tutta quella poesia di quell'epoca. E oggi li vediamo qui ad aprire assieme ai precedenti. Con Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto, qui a Sestino di Livenza, all'apertura del 47esimo Carnevale Sestinese. 28 carri, già lei lo diceva nella presentazione, una giornata bellissima e moltissima gente. La Regione Veneto, da quello che ho capito, è sempre presente a queste manifestazioni. Beh, ovviamente intanto facciamo un applauso e anche un augurio a Fausto Ostana, il presidente, che oggi fra l'altro ha anche una giornata particolare col suo compleanno e quindi veramente una doppia festa per lui, ma per tutto il gruppo, ma anche per Sestino. Abbiamo 28 gruppi e carri, abbiamo 2500 figuranti che transiteranno per le vie di Sestino, quindi un paese in movimento.
per far cosa? Per far gioire e dare qualche ora ai nostri bambini che vediamo qua colorati che sfilano in piazza, ma soprattutto per dire che il carnevale ha un ruolo e anche una storia, una tradizione che è veneta, e quindi tanti comuni si stanno adoperando in queste settimane, e ho ringraziato tutti quei volontari che ci stanno dietro, perché ricordiamo che di fronte a questa festa dietro c'è una flotta che ha perso serate e giornate nell'organizzazione dell'evento e per rendere tutto questo spettacolo così bello, così spettacolare, in una giornata anche dal punto di vista meteorologico veramente bella. Per cui veramente la regione c'è, la regione cerca anche di contribuire nei limiti degli spazi finanziari per aiutare queste associazioni, perché sono il cuore pulsante della nostra gente, dei nostri territori, e come piace dire spesso al governatore Zaia, sono quel mare di volontari, uno su cinque si dedica al volontariato, che rendono appunto il nostro territorio, il nostro comune così, così bello con eventi come questo. Quindi grazie veramente al Carnevale di San Stino, la regione è a fianco e non può che applaudire a questa grande eccellenza. Grazie Presidente. Grazie a voi. Da vedere, da gioire. Ma vediamo già all'orizzonte chi sta arrivando. Certo. Sapete chi è? Giorgia, fai tu. Lo nominiamo. Lui è Mario Campagna. Con l'onorevole Giorgia Andreuzza, lei è una sandonatese e si trova qui a San Stino di Rienza a un carnevale che indubbiamente basta guardare il risultato, ecco. Lei la vedo sempre presente comunque nel territorio, sacrificando anche diciamo qualche ora libera per lei. Beh, a prima vista cosa si sente di dire? Beh, allora innanzitutto dobbiamo ricordare che la provincia di Venezia, con Venezia, è il carnevale, per cui in ogni luogo dove Venezia, dove nella nostra provincia si fa il carnevale, vengono fatte veramente delle bellissime manifestazioni. Oggi abbiamo visto che qui assieme al Carnevale di Sestino abbiamo anche gli amici di Dolo con un altro importante carnevale, per cui devo dire che è una festa piena di gioia in cui noi siamo diventati un po' il simbolo, perché Venezia lo rappresenta, ed è bello vedere che intere famiglie con le scuole, le comunità si impegnano nel carnevale con i loro gruppi per allestire, per fare i carri, cioè c'è un lavoro dietro molto importante di passione, ma devo dire anche di maestranze, perché riusciamo a fare dei veri e propri capolavori. Ecco, dopo noi oggi stiamo facendo una diretta, e per cui mostriamo anche a chi è a casa e a chi non abita distante il lavoro che si sta facendo per fare i carnevali. Però ricordiamo che oltre a Ceggia, ma per esempio noi il martedì 25 saremo in diretta a Motta di Rivenza e poi il 29 in notturna a Caorle. Per cui un circuito in questo territorio importante. Ma assolutamente sì, e io davvero prego chi ha questa bellissima possibilità che viene data di vedere i carri in diretta, di vedere i dettagli con cui sono fatti. Per cui abbiamo una maestranza costruttiva, una maestranza pittorica, c'è veramente un lavoro importante, e più passano gli anni e più questi sono belli. Per cui va veramente fatto un grande complimenti a tutti i carristi e a tutti gli organizzatori. Grazie onorevole. Grazie, grazie. C'è Gianluca, vuoi dirlo tu? Beh, volevo regalare in questa occasione il vessillo di San Marco, la bandiera di San Marco all'associazione del Carnevale, per un motivo di orgoglio di questo territorio, e quindi che sventoli nella vostra sede per l'orgoglio di essere veneti e per quello che siete in grado di fare così bene. Quindi un orgoglio nostro nel consegnare a te Fausto e a tutti i tuoi ragazzi il vessillo di San Marco. Complimenti ancora. Il vessillo di San Marco che vediamo, l'applauso, approfittatene per fare le foto, perché è un momento particolare di questa 47esima edizione del Carnevale di San Stino di Livenza, e in diretta televisiva su Media 24, canale 606. Ecco le foto di rito. Davvero, io direi che abbracciarti tutti virtualmente, perché regione, questo è un momento celebrativo particolarissimo. Il sindaco di San Stino di Livenza e il presidente l'associazione Carnevale, il buon Ostan. Attenzione anche a questa camera, bravi. Oh, ci sta un applauso, ragazzi. Io l'ho chiesto, ma vedo che tosto, dai. Il stupore è tanto, da parte veramente di tutti. Grazie, grazie, grazie. Amici, comunque, per essere qui, e grazie, grazie a questi momenti che ci rendono davvero orgogliosi. Ecco, io Gianluca, Matteo, io mi sento proprio bene, cioè, e tutte è le un autorità. Bel momento questo, no? Cosa dici, Giovanni? Certo, certo. Vissuto,
anch'io un po' timidamente. Sono cose che fanno bene, che fanno bene. Esatto, fanno bene, ci fanno davvero star bene, ci accomunano. Siamo con Nereo Fracasso, lei è della Proloco del Dolo, qui a Sestino per il gemellaggio tra il Carnevale di Dolo e il Carnevale di Sestino. Per quale motivo avete pensato di fare questo gemellaggio? Perché sono due carnevali storici, sono tra i due più bei carnevali del Veneto, non solo la provincia di Venezia ma anche del Veneto, quindi ci sembrava doveroso fare un gemellaggio con questo stupendo carnevale di Sestino di Livenza. È una grandissima soddisfazione, un grandissimo onore essere qua e quindi non possiamo dire niente, un'organizzazione stupenda, veramente una favola. Speriamo di essere in grado di fare altrettanto, ma sicuramente lo saremo il 22 marzo, quindi aspettiamo tutti voi il 22 marzo a Dolo in modo da ricelebrare questo gemellaggio. Ecco, questo carnevale qui oggi lo facciamo in diretta insieme ad altri carnevali che abbiamo occasione di fare in diretta. E abbiamo capito che i carnevali nel circuito della città metropolitana Venezia sono carnevali importanti e anche importanti che è giusto che la gente veda cosa si sta facendo, perché dietro questo lavoro lei che è della Proloco sa quanta fatica. Certo, sono perfettamente al corrente che c'è una grandissima fatica, un grande impegno da parte di tutti gli organizzatori. Permettetemi una battuta, visto che siamo a carnevale, vedere migliaia di persone qua presenti che anziché andare all'IKEA, andare ai centri commerciali, sono qua in questo territorio, è un modo per riappropriarsi del proprio territorio, delle proprie tradizioni. Questo qua è il vero spirito di comunità del territorio e che deve contraddistinguere tutti noi cittadini. Ecco, un buon carnevale a Dolo, sperando una giornata come oggi. Chiaramente speriamo che questo qua sia di buon augurio e un buon viatico per il 22 marzo. Viva il carnevale di Sestino, viva il carnevale di Dolo. Grazie, qui in questo scenario sestinese, noi ne siamo davvero onorati. Naturalmente sono tutti ragazzi giovani e cosa presentano? Beh, un must dei cartoni animati. Vediamo Manny Tuttofare. Beh, io mi sono documentata un po' perché è quello anch'io che mi piace fare, no? Anch'io. Io ho sempre guardato tanti cartoni animati, mi piacciono. Tu lavorando anche con i bambini dovresti saperne i cartoni animati, no? Non ti hanno mai parlato di Playhouse, di Disney Channel, di tutte queste robe? Sì, ma mi piace proprio. Al di là del fatto che debba essere sempre al corrente, mi piace davvero. E questo Manny Tuttofare praticamente è un cartone... animato statunitense canadese, è naturalmente dato alla The Walt Disney Company, a Disney Channel, che naturalmente tutti conosciamo. Siamo con Zingano Andrea, lei è consigliere comunale di Dolo, rappresenta il comune di Dolo qui a Sestino di Livenza oggi per la sfilata. Ecco, voi avete fatto un gemellaggio con Sestino di Livenza, un gemellaggio importante perché due carnevali importanti, per cui qual è il messaggio che dà il comune di Dolo a Sestino? Sì, due comuni che si sono gemellati in questa manifestazione, due carnevali importanti, Sestino di Livenza 47esima edizione, Carnevale dei Storti a Dolo 40esima edizione, il 22 marzo andremo anche noi in sfilata, una sfilata che è lungo la riviera del Brenta, quindi dà luce a tutto quel che è il tragitto tra Padova e Venezia in ricordo di queste manifestazioni, diciamo, folcloristiche, ma nello stesso tempo coinvolge molta gente, famiglie e bambini, vengono tutti in piazza in questi momenti di festa per festeggiare un carnevale storico, un carnevale che nella sua storia ha sempre avuto una grande rilevanza e grande importanza, quindi un invito a tutti di partecipare il 22 marzo a Dolo, il Carnevale dei Storti. Grazie consigliere. Grazie a voi e buon divertimento. E le dimensioni sono 16 metri per 4 e mezzo, giusto per dare delle informazioni tecniche se magari vi piacciono, se volete mettervi a misurare, non so se magari volete farlo. No, è proprio necessario, visto che quest'anno sfileranno cose mai viste. Che voi umani... È vero? Eh sì, assolutamente, e ne vedremo delle belle, ne avremo da ogni dove e dalle grandezze più incredibili. E non ho altre parole, non ho altri aggettivi. No, noi ci auguriamo solamente che tutta la gente che sta accogliendo, no, queste ali così propense ad accogliere questo nuovo gruppo siano davvero calorose e facciano gli applausi meritati. Qui inciteremo alla grande, ma io mi auguro che anche laggiù in fondo ci sentiranno. Cosa dici Luca, Giovanni? Io
io penso che sì ci sentono, ci sentono, hai fatto la prova, ok. Gli amici di Chions, prima volta qui a Sestino, grazie, un bel applauso amici di Chions, prima volta, gruppo molto giovane con tanta voglia di creare, di mettersi in mostra, e ci sono tante nuove leve e quindi loro riusciranno sicuramente ora e negli anni a stupire tantissime persone che li vengono a vedere quindi in questo davvero contesto. Noi facciamo il tifo per loro affinché possano crescere e tornare da noi, gli diamo il benvenuto a Sanstino a questo punto, essendo appunto la prima volta, quindi welcome to Sanstino, welcome to Sanstino, bene, grazie. Li sentiamo con la musica anche. Vorrei anche far notare tutte le coreografie che andranno a creare in questo momento, quindi bravi, ricordiamo le tantissime ore per le prove che loro e qualsiasi altro gruppo impiegano, quindi facciamogli sicuramente un grossissimo applauso. Vi chiedo gentilmente di spostarvi di nuovo leggermente dalla carreggiata per dare l'opportunità al carro di passare, sia per quanto riguarda frontalmente al palco, sia per quanto riguarda quando uscirà, quando non ci arriverà addosso al palco, mi auguro. È una questione di sicurezza davvero per tutti, immagino che la voglia di essere vicino il più possibile sia irrefrenabile, ma dobbiamo contenerci. Li sentiamo già con la musica? Sì. Impiantini piccoli, mi pare di aver visto. Sì, infatti sono, ogni carro è dotato di poche decine di watt, giusto? Sì, per... niente. Madonna però. Santa, Tranquillamente vabbè. Sono delle discoteche. Con loro, sì, con la loro musica vorremmo vedervi con le mani batterle al tempo. Ma sono tantissimi, oh. Bravi. Ci danno comunicazione che sono indicativamente una sessantina, però sicuramente essendo giovani daranno l'opportunità di crescere e vedremo delle belle. Lo senti? Shade! Luca, vediamo se riesci a intervistare una delle ballerine però, non i primi due, vediamo, dai. La ballerina lui vuole. Sì, dai. Bene. Allora, grazie Giovanni. Dai, la prima, quella che traina il gruppo, dai, così vai un po' di qua. È la maestra, non so se vuole. Così ne approfitti per fare anche un po' di ginnastica, dai. Ciao maestra, ti chiami? Greta. È Greta e sta facendo vedere a tutti quello che deve fare. Occhio, Greta, fallo ballare. Vai. Pronti? Raffè di Mojito. Bravi. Amici di Chions a Sanstino di Livenza con Manny Tuttofare. Eccolo qui il nostro ispanico bilingue. Eccolo che sfila a Sanstino di Livenza per la sua 47esima edizione. Onoratissimi e felici di avervi qui, anche se sappiamo che ci siete stati, ci sarete, forse non il prossimo anno, il prossimo ancora, ma noi saremo qui ad aspettarvi. Forse non sono facce proprio nuove. Dove le hai viste? E mi dicono che abbiano bazzicato più o meno. Quindi sono sotto mentite meglio, spoglie. Molto meglio. Mentite spoglie. Aspetta Angelica. Sì. Stiamo un po' zitti perché se perde il passo Greta lo perdono tutti ed è la fine, va. Facciamoli sfilare. Ma qui la responsabilità è di Luca, mica nostra, noi siamo qui. Luca, volevi ballare? Se perde il passo? No, assolutamente. L'ho già distratta che basta. Brava Greta! E bravi gli amici di Chions! Un applauso agli amici! Battiamo le mani! E sentite, abbiamo della concorrenza. Ciao amici di Chions! Sono. E vai! Vediamo anche che i carri chiaramente sono provvisti di DJ, sono provvisti di vocalist per animare un po' tutti, non solo le coreografie preparate da mesi e mesi, ma anche per creare. Ah, infatti guarda. Eccolo. Grazie. Dedicare. Ballano e cantano. Yeah.
coinvolgimento è totale, ragazzi, Ciao, ciao. Ciao amico. Sanstino saluta con un applauso gli amici di Kions. Siamo felici che voi siate qui con noi, grazie. Ciao. A dare lustro al nostro carnevale. Salutiamo i nostri menni tutto fare. Dai, 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 che tempesta! Tu sai dove, dimmi dove, e mentre stanno passando gli amici di Kions, abbiamo già, vediamo già i prossimi. Te li stai lasciando alle spalle e noi li salutiamo, li abbiamo proprio davanti. Non possiamo ignorare questo meraviglioso carro che per la prima volta qui a Sanstino ha voluto esserci. Grazie ragazzi, alla prossima occasione, ciao. Risparmiate Angelica, risparmiate Angelica. Certo, devono risparmiare. Risparmiate Angelica. Per pietà, grazie. Anche no? Vabbè, come non detto. Grazie. Chi legge più qua? E allora dopo, dopo aver visto, che parlerò di te al presidente. Sul serio? Dove sei? Ah, sei guarda tutto, che poi pensi che Angelica ringrazia, ricordatevi sempre di lei quando è passata. Abbiamo gli amici, allora, stanno arrivando i prossimi. Occhio, perché si tratta di gruppo con Matteo Cappelletto, sindaco di Sanstino di Livenza. Beh, cosa dire? Una giornata che il sole ha baciato Sanstino, tantissima gente, 28 cariche sfilano, un impegno indubbiamente dell'associazione, ma anche tutto sommato dell'amministrazione comunale, che è sempre vicina al carnevale di Sanstino. Le chiedo solo un suo pensiero di questa bellissima giornata. No, la giornata è perfetta, sta riuscendo nel migliore dei modi, sia dal punto di vista dell'organizzazione che della presenza dei cittadini, e il meteo sicuramente aiuta. Io ci terrei a ringraziare ovviamente non solo il comitato organizzatore, che da tanti anni sta permettendo tutto questo, questa crescita continua, ma anche tutti i tecnici comunali, le forze dell'ordine, i volontari che si occupano degli aspetti sanitari, sociali, di garantire dei momenti anche di ristoro per i cittadini, perché poi alla fine magari fanno un lavoro che è meno visivo, meno impattante dal punto di vista di tutti, però queste feste riescono anche grazie al fatto che c'erano queste persone che si mettono a disposizione, che sono qua da stamattina e queste settimane per studiare tutti i dettagli, per realizzare un momento come questo, e il fatto che la cittadinanza lo apprezzi, che ci sono tante persone che da fuori, ci sono qua quest'anno anche tutti gli amici di Dolo con cui è nato questo bel gemellaggio col carnevale degli storti, ed è veramente una bella giornata positiva dove le persone stanno assieme volentieri, e questo è sempre bello. Ecco, siamo anche quest'anno in diretta, un grazie anche all'Agenzia Europa di Bibione, alla famiglia Basso, che ci ha permesso col suo sponsor di portare Sanstino al di fuori di Sanstino. Questo è un biglietto da visita indubbiamente importantissimo per una cittadina come Sanstino. Certo, sono delle realtà che partono a Sanstino e sono arrivate lontano e hanno fatto crescere realtà come quella di Bibione ed altre come l'Agenzia Europa. Io non posso che essere orgoglioso che dei concittadini nostri, che sono sempre così legati al nostro territorio, lo sostengano in vario modo, ad esempio permettendo questa diretta che ci permette di arrivare in tante zone d'Italia, e che tante persone possono essere qui anche se magari sono lontane. E devo dire la sera verità che questa cosa è molto apprezzata anche da magari da chi è più anziano, da persone che magari hanno poca possibilità di essere qui presenti quest'oggi perché magari ammalate o perché magari sono lontani, e che hanno modo di viverlo grazie alla TV. Grazie a voi, quindi. Grazie sindaco. Un applauso al gruppo del Santo, un applauso fortissimo. Ciao. Ciao amici! E senti con Rock. Aspetta che c'è la canzone giusta adesso, questa. Yes. Eccolo! Grease! Ha impersonato a tutto tondo questi anni con il mitico John Travolta e Olivia Newton-John. Hai notizie, Luca, in merito al carro, alle sue dimensioni, alle... Assolutamente sì. Allora, loro sono in circa una cinquantina, le dimensioni del carro sono 17 metri per 4. Wow! Sentilo! E con la voce tutti!
Oh, io non riesco a star ferma però, eh. E la voce? No, no, nulla canto, ma la ballo. Oh, chi è che fa? Bene. John l'abbiamo già visto però, guardalo. Eccole che sfilano proprio qui davanti. Sta la canzone che rappresenta naturalmente e fa ricordare le immagini del film che chi non ha visto. È stato un mito. Almeno 100 volte. Almeno, almeno. Con quel ciuffo stratosferico che aveva John Travolta. Tipico di quegli anni, è vero? Eccolo lì, eccoli! Questo carro in vetro resina, signore e signori, un tipo di plastica rinforzata con vetro. È praticamente una fibra di vetro, dal nome del materiale stesso. E qui ci presentano l'America degli anni 50. E allora adesso faranno anche un saluto e ringrazieranno. Ho intercettato, chi abbiamo? Chiara. Ciao Chiara, quello che vuoi. Ringrazio tutti di essere venuti e di venire oggi. Elvis. Grazie Chiara, super. Gruppo Dal Santo. Ciao. E qui un bel rock and roll, ragazzi. Vuoi ballarlo con me? Vuoi che proviamo? Aspettiamoci qualcosa. Aspettiamo, io mi metto qua, guarda. Oh, a tutti. Non vorrei qualcosa? Che partisse una cannonata di quelle, sai. Questi sono micidiali, con. No, dai. Non mi mettere quando si mettono a sparare. Sono così innocenti, guardali. Sì. Bellissimo questo carro, ammiratelo per bene. Tutto. Ciao ragazzi. Resina, ragazzi. Complimenti. Grazie per essere stati qui con noi. Vedo un'altra bella coreografia a fondo viale. Lì, prossimo gruppo che si presenta in piazza qui da noi. Sono già qui, cavoli. Bene. Chi sono, Luca? E loro sono le scuole dell'infanzia di Torre di Mosto. Voilà, bravissimi. Un grande applauso. Arrivano i piccoli pirati, eh? Occhio. Allora, ci sono già venuti a trovare. Ciao. Oh, batti 5. Ciao. Sono già arrivati. Sono stata rapita io in questo momento. A trovarci qualche volta. Ma è la primissima volta che sono con riuniti. Questa formazione, è vero, hai ragione, hai perfettamente ragione. Piccoli pirati. Eccoli, piccoli pirati all'arrembaggio di questa meravigliosa piazza. Eccoli che arrivano. Sono circa 250 persone. Attenzione! Quella scuola, allora, dell'infanzia. Sì, sì, vediamo veramente la famiglia tutto tondo. Figli, genitori, nonni. Genitori che con i loro piccoli condividono questi momenti, ma anche per crescere insieme con i valori dell'uguaglianza, della tolleranza, per godere dell'entusiasmo dei loro figli. E quindi sono impegnati in meravigliose avventure. E quali meravigliose avventure più grandi di quelle dei pirati che solcano i mari? Eccoli qui, grande gruppo, grandissimo. Cavoli, ma quanti sono? Ci picchia. Luca, nel cuore del carnevale, buttati. Mi tuffo. Buttati. Vai che mi tuffo. No, va. Non lo faccio. Luca, no. Io ho un numeraccio qui, ma davvero sono 250? Sono forse di più. E allora, le scuole dell'infanzia di Torre di Mosto con i piccoli pirati, grazie per essere qui con noi. Il carro, ricordiamo, ha una dimensione di circa 16 metri per 4. Quindi... Sì, davvero notevole anche questo, vedo che avanza verso di noi con importanza. Li salutiamo gli amici di Torre di Mosto. Ciao! La scuola dell'infanzia. Ciao! Bravi genitori, grazie per quello che fate.
Ciao. Ciao, ciao, grazie. La famiglia come nucleo importante di questa società, quindi grazie per quello che fate e grazie per farci divertire. Ehi piratone, eccoli. Ehi piratone, piccoli, e li aspettavo. Guarda, guarda che meraviglia, guarda che spettacolo. Lì ci sono i prigionieri. Ciao. I grandi sono i prigionieri. Ciao. li salutiamo tantissimo. Quelli grandi. Grandi sono i prigionieri. Ti venisse. Dai, sono più monelli dei piccini. I grandi se, sono più monelli dei piccini. Se riuscite a tirare a Giovanni dei coriandoli, allora, gentilmente. Disgrazieto. Alla Lino Banfi? Proprio. No, no, oh. Ci stanno riuscendo? Allora grande. Io invento, oggi invento qualunque cosa. Io guardo e dico quello che voglio. Li ho pagati. Qui sopra ci sono solo coriandoli. Occhio, perché... Esatto! Allora, presidente... Dove siamo? Io l'anno prossimo non vengono più loro, eh. Allora, dopo aver salutato le scuole dell'infanzia di Torre grazie. Di Monso... Andiamo ad accogliere l'arrivo di squadra 17. Di Cavallino, giusto? I pompieri di Cavallino Treporti. Anche loro ci onorano della loro presenza per la prima volta qui a Carnevale di San Stino di Livenza. Sono circa una trentina. Fausto Stan, presidente del Carnevale Sastinese. Beh, la domanda che le posso dire e fare è solo questa. L'ho visto un po' teso prima di questa partenza, le dico solo adesso come si sente. Mi sono emozionatissimo, sono emozionatissimo perché ho una famiglia dietro di me che sta lavorando. Abbiamo lavorato tanto e questa mi onora di soddisfazione perché la gente, i carri, per me, come hai detto prima, è giornata doppia, quindi sono fuori di me, credimi. Ci rivediamo magari più tardi, magari a fine del carnevale, e tireremo le somme. Ti ringrazio, grazie. Siamo in casa a Cavallino. Eccoli che arrivano con il loro carro. Bravi, soprattutto perché rappresentano uno dei corpi dello Stato indispensabili e fondamentali. Decisamente. Bravi. Coloro i quali soffrono spesso perché non vengono compresi in tutta la loro importanza. Li chiamiamo e loro ci sono davvero importanti. Bravo, hai fatto bene a citare questo loro ruolo determinante. E vabbè, qui si avanza al ritmo. Ciao ragazzi, ciao. Incredibile, vai. Grazie amici, grazie. Alla prossima. Grazie. Subito a ruota, Luca, chi ci presenti? Abbiamo la scuola primaria De Amicis in fondo al mar. Anche loro sono un gruppo, sono della Salute di Livenza. Dalla Salute di Livenza, la scuola De Amicis, scuola primaria. Vogliono dare un messaggio per salvaguardare l'ecosistema, sono impegnati anche loro per tutto quello che sta succedendo ai nostri mari e quindi vogliamo anche ricordarlo perché è un ottimo messaggio. Infatti in fondo al mar potrebbe essere il titolo che ci svia e ci porta solo ed esclusivamente al mitico personaggio la Sirenetta. Ciao. E invece loro è un messaggio molto importante per quanto riguarda il nostro ambiente e la nostra... cioè l'aspetto ecologico di quello che si sta vivendo. A me dispiace perché loro se ne stanno andando molto velocemente, io avrei voluto parlare molto di più di voi, ma il tempo è quello che è davvero sono con voi comunque. Ottimo il tema proposto, grazie la decima attrazione grazie, la decima davvero. Attrazione che sta arrivando in questo momento è l'asilo Sacro Cuore e abbiamo la possibilità di vedere Capuccetto Rosso e il Lupo. Allora, qui giochiamo in casa, chiaramente, no? Premio Web 2017. 2000, bravissimo, è vero. Quindi un grande applauso, grandi per essere qui con noi ancora una volta. Veramente loro sono vecchi tanto quanto il carnevale. Vecchi, ma quindi giovani. Giovani, punto.
giovani in tutto quello che deve essere il vecchio, nel senso proprio che c'è il tempo che vi ha forgiato e vi ha reso ancora più con più smalto, quindi complimenti, assolutamente. Chi potrebbe dire il contrario? Anche loro quindi sono loro... circa 250, anche loro tantissimi. Wow. Che vengono... Oh, noi vi ricordiamo sempre di non perdere la visione del sito. Nella pagina amici in Facebook del Carnevale di San Stino è di postare le vostre foto del carro e di farle votare. E soprattutto le foto che ci saranno, che verranno postate direttamente dal Carnevale Sanstinese, mettete mi piace, perché chi riceverà più mi piace vincerà il premio web, quindi anche questo è importante, come appunto i nostri amici della Sigro Sacro Cuore hanno fatto nel 2017. E oggi invece arrivano qui da noi con cappuccetto rosso, veramente questo è un must. Guarda. Delle favole italiane, una delle fiabe europee più popolari al mondo, le versioni più scritte sono quelle di Perrault, e all'epoca lo chiamò Le Petit Chaperon Rouge. Abbiamo anche i lupi qui, ecco, hai visto? 1697, quella dei fratelli Grimm, qui veramente ormai alla chi non conosce questa storia, ha voluto dire che è la nonna lupo. Ciao. E quando arrivano le scuole, l'ho perso, gli asili e le scuole primarie sono i gruppi più numerosi, ecco, baci a voi. Aspetta, grazie. Qui abbiamo il lupo cattivo. Fermali, bravo, fermali. Guarda, guarda. Guarda che lupo chiotto. Arriva mia suocera. Chi è che arriva? Guarda che sono anch'io. È arrivato il lupo. Aspetta, ho intercettato il lupo. Raccontaci, caro lupo, come ti chiami? Ciao a tutti, sono Raffaele del gruppo Asilo Sacro Cuore. Siamo qui da è qui tantissimi allora anni. Il gruppo prima e adesso questo mastodontico sono sempre carro. L'Asilo Sacro Cuore, sono gli amici del Sacro Cuore, arriva il carro. Ah. Luca, quella rappresentata è mia suocera, vedi? Hai capito perché sono uscito di casa adesso? No, allora lui parla così, no? Senza pensare. È vero. Beh, la vedo bene, comunque. È vero. È lei. Uguale, identica. L'hanno riprodotta fedelmente, complimenti. Quella agli amici. Comunque. Quella lì. Con quei denti, con quegli occhi. È uguale, identica. Con quelle orecchie lunghe. Anzi, le faccio una foto e gliela mando. Io non andrei oltre, perché se parliamo di bocca ho paura che finiremo nelle fauci. Mamma mia. Le salutiamo qualcuno del cappuccetto rosso che sono nel palco. Ciao, come ti chiami? Martina. Ciao Martina, poi abbiamo... Margherita. Ciao Margherita, poi abbiamo anche... Claudia, che era un po' più intimidita di questa cosa. Li salutiamo tutti, sono gli amici Asilo Sacro Cuore. Grandi, ciao. Grazie per essere qui ciao. Con noi anche quest'anno, grazie. Bellissimo questo carro davvero, da ammirare e da complimentarsi ancora Bravi. Una volta per essere riusciti a trovare il tempo e la fantasia. Ehi, vedi di essere un cecchino. Ma tu stai parlando di me proprio? No. Allora, ehi, tu del carro. Corrente. Vedi di essere un cecchino. Madonna mia, qui ho perso tutto, ragazzi. Ah, che aspetta. Devo dire? Aspetta, sai perché Giovanni sta dicendo così? No. Perché non è qui la suocera. Vedi di essere un cecchino. Sì, ho capito io, ma siccome... Puntini. Andiamo avanti, vedo che arriva qualcun altro, non ci posso credere. E abbiamo... È uno zoo? Qui con noi lo zoo de Annone, anzi lo zoo de Annone. Lo zoo de Annone, Annone Veneto. Qui ho scritto zoo, perché dici zoo? Oratorio zoo. San Giovanni Bosco, lo zoo. Scusa, ho perso un o. Ozu. La cerco. Ok, benissimo allora.
primo anno in diurna i ragazzi, eh? Vedi, dobbiamo accoglierli come si deve, altrimenti chi lo sa se li rivedremo il prossimo anno, perché io vedo già che si stanno illuminando. Prova ad immaginarli di notte, guarda che carro sta arrivando lì. In attività da 20 anni comunque, con lo stesso spirito e la voglia di divertirsi. Qui praticamente loro vorrebbero mettere insieme animali e uomini, eh? Un bel connubio per vedere chi a volte è più animale. Io direi che questo tema può davvero darci l'occasione di riflettere su questo. Siamo veramente felici di avervi qui a Sanstino. Grazie, grazie per aver voluto solcare questo percorso. Guarda, neanche nelle migliori discoteche abbiamo questa fusione di musiche, di ritmi, queste miscellane, vedi, da carro a carro. Infatti io a Carnevale faccio il pieno, davvero. Posso, mamma mia, tutto il resto, ma qui è davvero il top, il non questo ultra. Amici, è il Carnevale, edizione numero 47 di San Stiro di Livenza, in diretta televisiva. Quindi qui vediamo animali e persone che convivono insieme in una struttura alla quale hanno lavorato, alacremente. Sono circa 150 loro e le dimensioni del carro sono già importanti, perché si parla di 17 metri per 4. Ah, però. E qui abbiamo animali e uomini che ballano insieme sulle musiche più diverse. E vai, Zu di Anon. Come, scusa? Come Zu, si dice? Caro, non hai sentito? Ho detto Zu. Zo. Dove sei? Sono qui. Non ti vedo, ti vedo più. Boh. Grandi amici! Ciao, Annone! Com'è? E anche oggi... Oratorio! Allora, vogliamo far dire qualcosa ai nostri amici? Niente, ringraziamo Sanstino e tutti gli organizzatori del Carnevale Sanstinese per averci permesso di partecipare quest'anno, dopo 2 o 3 anni, dopo la notturna che abbiamo fatto con un carro che rappresentava il circo e che non aveva niente a che vedere con il carro che abbiamo oggi. Ringraziamo anche loro in quanto sono parte della nostra formazione. Grazie a voi per Bravi. Essere qui. Grazie. Grazie oratorio San Giovanni Bosco. Ciao. Grazie. Ciao. Vi aspettiamo, eh. Annone. Vi aspettiamo. Veneto, ciao. Quindi abbiamo appena salutato gli amici di Annone. Ciao. Veneto. E vediamo, esatto, già, e se ne stanno andando. E vediamo già in lontananza la loro nuovo vita. Gruppo, il nuovo carro che si sta palesando qui a Sanstino di Livenza, e sono i ragazzi del Basso Piave. Cornelio, quasi quasi vengo giù, perché vedo che bersagliano molto volentieri questa zona. Non sì, so se è l'effetto, se è l'effetto Ostano. Ma io le colonne non le conosco sotto palco. Sei tu che li hai incitati a tirare con. Ma no, scusa. A cipicca. Adesso hanno preso di mira il palco, scusa. È verso la fine, vedrai che roba. Oh, quando passate, se dovete essere dei cecchini, siatelo. No, siatelo. Scusa, siatelo. Allora, siatelo. Siatela. Femminile, no, siatela. Non funziona, siatelo. Quindi, ragazzi, oh, veramente, che vi ho detto, qui temi. Sono diversi, ambiente, anni, epoche. Qui c'è un po' di nostalgia. Io credo che ci sia un po' sono di nostalgia. Quegli anni, sono proprio quegli anni. Gli anni 90, cos'è che sì, viene avanti? Che qua? Bella sta roba. Ma senti, che roba, dai. Allora sono mi viene in mente One. Fornera fa i 90. Mi viene in mente One. Facciamo One. L'esperimento di prima, vai, Luca. Vai. Sì. Con la musica del carro, dai, sulle mani. A tempo di musica, vai. Dance! Tutti! Alziamo le mani perché dai, sulle mani! In quei meravigliosi bravi, Sanstino! Ascoltavamo gli Spice Girl, Britney Spears, Nirvana, Oasis! Quella roba lì ascoltavamo! E ancora adesso! Abbiamo la nostalgia di quella musica
degli anni 90 che li ha segnati davvero. Tra l'altro, e poi non possiamo dire ancora degli anni 90 che l'ascoltavamo nel Walkman, per come dire. Come no, come no. Oppure ricordiamo i mondiali di Italia 90, come ce li ricorda il carro che sta arrivando. Eccoli che arrivano, e anche per quanto riguarda l'abbigliamento c'erano i Dr. Martens, i bomber, le scarpe Buffalo e avanti. E il cinema ha segnato davvero delle pellicole indimenticabili, come Pulp Fiction, Quei bravi ragazzi, Il grande Lebowski, The Truman Show, Forrest Gump. Avanti con veramente un insieme di grandi cose fatte negli anni 90. Sailor Moon. Arrivano da Jesolo, Cafornera fa 90. Eccoli, grazie per essere qui con noi, amici. Se non sapete dov'è Cafornera, seguite lui, che alla fine ha il cartello dov'è Cafornera. Eravamo con le lire all'epoca, ragazzi, l'euro, neanche ci sognavamo dell'euro. Eccoli che avanzano. Allora, loro sono all'incirca una cinquantina e il carro è dimensioni di 17x4,5. Vediamo, vediamo. Anche per questo carro, eccoli, Cafornera. Eccoli qui con noi che vogliono esaltare, ricordare ciao. I mitici anni ciao. 90. Se volete seguire per Cafornera, seguite lui, che vi dice dove andare. Noi dovete seguire. No, occhio che arrivano. Cafornera, Fornera fai 90. State ai margini. Perché siamo imponenti. Perché anche l'ampiezza ha il suo peso qui, eh. In effetti guardate come si espande. Abbiamo One, abbiamo il Game Boy, abbiamo Ciao, che era la sì. mascotte dell'Italia, dei mondiali Italia 90. Anni 90! Aspetta, presenta il giovane DJ, come si chiama? Daniel! Daniel! Bravo, grazie, che suona Daniel. Gli anni 90! Avete anche il Tamagotchi? No, eh? Il Liquidator, ce n'era di roba, ecco il cubo di Rubik, eccolo! Ha segnato davvero quegli anni, ancora oggi è in auge, è il mitico Ciao, il simbolo dei mondiali, ragazzi! Bellissimo! Grazie! Grazie ragazzi, grazie davvero per essere stati qui con noi e per aver fatto il massimo per grazie. Questi anni. Jesolo Cafornera. Vi aspettiamo? Ma sai invece chi sta arrivando ora? Dopo aver salutato gli amici di Fornera Fai 90, adesso diamo il benvenuto a Le Sisters. Ah, grande, grande gruppo questo, davvero. Ed è la favola di Pinocchio. Sai, lo aspettavo con ansia. Le Sisters, tutte sorelle? Quasi, lui dice Pinocchio dice quasi. Quasi, quasi, vabbè. Beh, si sono distinte anche negli anni scorsi davvero per aver messo al nostro sguardo e alle nostre pupille meravigliate tutto il meglio che potevano esprimere nel carnevale. E qui portano un classico. Beh, insomma, la favola di Pinocchio. Hanno inaugurato i vestiti la scorsa settimana al Carnevale di Venezia. Esatto. E qui vengono a proporsi questo spettacolo. E noi ne siamo davvero onorati, perché davvero dopo Venezia arriva San Stino. Ebbene sì, signore e signori. Guarda, questa Angelica, è la grandezza del Carnevale. Lui è il gatto. Ed io la volpe. Ed io la volpe. E siamo in società. Di noi ti puoi fidare. Tarara. Ciao. Amici, grazie. Grazie per essere stati qui con noi. E mi raccomando, vi aspettiamo ancora. No, basta, non venite più. Abbiamo ecco, appena è una salutato. Bugia allora, vedo quel naso lì che si allunga, arriva fino a qua. Abbiamo partecipa alla nostra sfilata anche Cornelio, un applauso! Grande Cornelio! E dopo Le Sister accogliamo con un grossissimo applauso Carnevale Eraclea. Molto wow! Bene, grazie.
Eraclea. Madagascar. 14, numero 14, signori, ammirare il numero sul carro. Siamo arrivati solo al carro numero 14. Madagascar, eccoli qua. Sono ormai 5-6 anni, adesso non ricordo bene, che sono qui con noi. A noi fa molto piacere rivederli ancora una volta su questo percorso con una magnificenza di carro incredibile. Madagascar, carro interamente costruito da queste persone e da altri che lo stanno manovrando, quindi doppio applauso per queste persone che hanno dato tutto se stesse nell'arco dell'anno, presumo. Di Eraclea, dai, io faccio il tifo per voi, adesso vi voto sul sito. Decisamente, io con te, perché io poi sono affezionato ad Eraclea, scusa. C'è un motore qui che non è solo quello del carro, ma è un motore d'animo, di sensibilizzazione, che porta queste persone a devolvere parte del ricavato all'associazione Un Cuore Un Mondo, davvero, dell'ospedale di Padova, per le cardiopatie di bimbi e non solo. Quindi davvero io sono molto onorata di averli qui oggi e sapere che il loro operato non si ferma a una giornata di divertimento e di spensieratezza, ma poi verrà riversato in quello che... Che beh, che beh, questa è una grande cosa, questa è una bella cosa. Pensano gioendo a coloro i quali invece in questo momento magari non possono essere qui. Applauso doppio per gli amici di Eraclea. Applauso a questi amici di Eraclea, grazie, grazie davvero di essere stati qui con noi. E adesso parliamo del vostro bellissimo carro Madagascar. Ma lo vediamo, vediamo il leone Alex. Abbiamo la possibilità di vedere Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l'ippopotamo insieme a Re Julian e a Mortino. Dimmi quante volte l'hai visto tu questo cartone. Dimmelo, che li conosci tutti i personaggi. Per fortuna li ho scritti. Ah, no, io ti vedevo così convinto, secondo me l'hai visto 4-5 volte, dai, di la verità. I cartoni animati fanno crescere, sono la saggezza del popolo. Quindi ben venga anche questo Madagascar dai nostri amici di Eraclea, grazie! Che bello! Complimenti ragazzi, soprattutto per il vostro impegno. Davvero con un cuore, un mondo. Un impegno importante. Bravi, bravi. Bravi, bravi, bravissimi, bravissimi. Allora... li salutiamo e li ringraziamo tantissimo per esserci stati anche quest'anno qui a Sanstino. Luca, c'è un momento di pausa? Vai. Facci offrire da bere da Cornelio, no? Che è lì che non fa niente, va avanti e indietro. Portaci qualcosa da bere, 2 ore che stiamo parlando. Ho visto... Cosa vuoi, un polmone? Io sto finendo l'acqua. Ah, anche per l'onorevole, i nostri amici politici che sono qua hanno sete, eh. Grazie, grazie. Casomai lasciamo tutto, andiamo un attimo. Bocca qui chiusa non prende mosca, no? E allora abbiamo appena salutato il gruppo Carnevale di Eraclea e diamo il benvenuto all'orizzonte. Li vediamo, stanno arrivando, sopraggiungono Osteria numero 1000. A me viene sempre da cantarlo sto nome. Paraponzi, Ponzi. Vero? Cioè proprio ti spiego, non c'è niente da fare. Storici, sono qui da sempre al nostro carnevale di Sanstino e anche all'edizione 47. Bene, siamo davvero felici di bellissimo averli qui amici. Questa è bella perché parecchie aziende del territorio, negozianti, credono in questa manifestazione e ogni anno non si tirano. Ecco, ricordiamo ai telespettatori che martedì 25 saremo in diretta da Motta di Livenza dalle ore 15 e sabato 29 in notturna a Caorle. Media 24 presente nel territorio del Friuli e del Veneto orientale per promuovere, per far vedere i carnevali di questo territorio. Un grazie a tutti, siamo appena arrivati a metà del carnevale di Sanstino, ci rivediamo più tardi verso la fine. Volevo attirare l'attenzione su questo cagnolino che è un diciamo ha un'espressione, scusa se puoi girarti verso il vediamo a favore di camera. Ah, amore ecco, mio, che cioè, diciamo fa vedere. Oh poveretto, no dai, non ci posso credere.
Non ci posso credere. E allora salutiamo la natura si ribella, osteria numero 1000. Qui comincia una microcarrellata di quei carri a tema che ti dicevo prima, no? Quindi qui la sensibilizzazione va davvero a spingere, a toccare quei temi che di cui si parla spessissimo ovunque. Quindi io sono molto felice che il carnevale, il simbolo della spensieratezza e del divertimento, ponga l'accento anche su quelli che sono i temi che comunque noi affrontiamo tutti i giorni. E qui cominciamo proprio con Osteria numero 1000, i nostri amici storici di Jesolo, con il titolo La natura si ribella. E beh, il titolo è già un programma, no? Possiamo davvero arrivarci. Già spiega quello che staremo per vedere. Infatti, quindi l'uomo sembra, no, a loro dire, ma non solo, che... Aspetta, che lei voleva essere intervistata. Fermo. Oh, bene, mi farebbe davvero piacere. Come ti chiami, scusa? Delia. Delia? E ti piace? Com'è? Vuoi dire qualcosa? Osteria numero 1000? Paraponzi. Esatto, niente. No, guarda che bella che è questa natura che rappresentano. In effetti hanno voluto davvero invitarci a porre il nostro sguardo su quello che la natura davvero è, e molto spesso l'uomo non ci fa caso e quindi non la sa conservare, non sa conservare il suo pianeta, e quindi la natura si ribella. Non aspetta certo che noi gli diamo il via, non aspetta certo che noi ci accorgiamo in tempo, ce lo fa capire lei. Questo è davvero un dramma. Sono quindi circa una sessantina loro e il carro ha le dimensioni di 17 metri per 3 metri e mezzo, quindi anche qui dimensioni importanti per Osteria numero 1000. Occhio che sono prontissimi con la nuova coreografia. Stanno per cominciare davvero. Ecco qui madre natura, mamma mia che è sta roba. Chi è che avanza? Guardali che bellini che sono. Bella, eh. Che esempio di madre l'imponenza. Natura. L'imponenza. Sì. Io mi ero soffermata sulle prime. Non immaginavo arrivasse. No, ma qui è quando l'uomo non l'ha saputa apprezzare, eh. Madre natura non è stata molto generosa. No, no, fermi che intervisto madre natura. Eccole. Osteria numero 1000. Grandi. Buongiorno a tutti. Madre natura è bella com'è. È un po' secca, ma è bella. Comunque ringrazio Sastino di averci accolto, ci stiamo divertendo, spero anche voi, e grazie mille a tutti. Grazie, un bel applauso, Osteria numero 1000. Evviva! Ammiriamo questo balletto, le sue coreografie. Sanstino, fate un applauso però, dai, sono bravi. Bravi e belli da vedere. Dite la verità, non vi sembra vero, eh? Cominciano davvero, davvero le dimensioni e i gruppi ad esprimere più di quanto potessimo immaginare, anche quest'anno. Sentiamo anche un po' di sound leggero. E le voci della natura, queste sono le voci della natura. Guardiamo anche le coreografie preparate veramente in tanti tanti mesi di prove e di fatica, quindi bravi, bravi voi, bravi per quello che create, bravi per quello che riuscite a fare. Finalmente possiamo davvero godere di un carro, no? Con calma, ce li guardiamo tutti, il suo gruppo e fra un po' anche quella magnificenza che si sta avvicinando al nostro palco. Un momento di meritato relax nella contemplazione di queste meraviglie. La salutiamo madre natura. Madre natura, mamma mia, bella, mamma mia quanto sei bella, mamma tua abbellona. Madre natura, mettiti a posto il reggiseno per piacere, che ti sta partendo. Lì c'è una lotta senza pari. Non ce n'è per nessuno, ragazzi. La natura si ribella. Osteria numero 1000. Jesolo.
Salutiamo gli amici di Jesolo. Dobbiamo proprio salutarli? Era così bello contemplarli. Grazie amici, grazie davvero per tutto spettacolo. Quello che avete fatto. Spettacolo, madre natura, spettacolo. Grazie per tutto quello che avete fatto per noi, grazie. Prossimo anno, replica, vi vogliamo qui. Però in questa veste ballerina ti vedo meglio però, eh. Tu hai perso la testa, si, si sta riscattando con il ballo però, vedi? Sì, perché è completamente nuda, qualcosa deve pur fare, no? Oh. Allora volevo sempre un'informazione di servizio, attenzione, i carri stanno diventando sempre più grandi, quindi gentilmente. Oh, imponenza qua, guarda, se che potete roba. Guarda che lasciare libera la carreggiata. Che pianta carnivora. Attenzione perché lì qualcuno rischia di rimanerne impigliato, eh. Questa meravigliosa pianta carnivora, hanno un nome sempre molto particolare queste piante, io non ne conosco neanche uno. Io volevo sempre... deve essere una delle più temute. A regalarla a mia suocera una pianta carnivora. Accidenti, sempre... ce l'hai proprio, mamma mia, cioè... a morte come si dice. Che t'hanno fatto le suocere? Poi ti svelerò un segreto. Madonna. E allora? A seguire! Diavoletti! Dopo gli amici di Jesolo abbiamo Gioventù di Maniaco! Un bel applauso! Davvero? Arrivano con Angeli e Demoni! Prima volta da noi! Primissima volta qui a Sanstino! Luca, senti la voce! Dopo, vediamo se la riconosci! Tu li conosci? Eh? Adesso impiccheranno Jordi. È l'amico, wow, Gabri. Jordi. De André, ragazzi. Hanno voluto fortemente essere qui in questa sfilata. Sono tantissimi giovani affiattati. Angeli e Demoni. Angel and Devil, il male e il bene. Il bianco e il nero. E naturalmente con questo titolo viene subito in mente il romanzo thriller dello scrittore Dan Brown, scritto nel 2000 e pubblicato in Italia nel novembre del 2004. Naturalmente protagonista è il professor Robert Langdon e nel film non possiamo non ricordare Tom Hanks come attore protagonista. Quindi bravi i nostri amici della Gioventù di Maniago. Prima volta da noi con Angeli e Demoni. E quindi accogliamo con un grossissimo applauso Gioventù di Maniaco. Grazie a voi amici per essere qui con noi. Tornerete a Sanstino? Ovviamente. E noi vi aspetteremo. Grazie. Grazie davvero per le vostre coreografie, per i vostri costumi, per il vostro carro. Vai! Meno male che aveva 30 anni fa. Bello, davvero bello. E io in notturna questo carro... penso che farebbe davvero scintille con quegli occhi scintillanti. Complimenti, terrificanti naturalmente. Guarda che maschere incredibili. Preparati veramente alla Angeli e Demoni, ciao! Ciao! Bravi, bravi! Ciao! Salutiamo ciao, gli amici di Maniaco e accogliamo a questo punto, dato che stanno arrivando. Oh, riconosco delle facce un po' particolari, eh. Vediamo. Chi non se li ricorda, dai, chi non se li ricorda? No, io parlavo degli amici di Kions, eh? Kions tutti insieme. Eccolo il carro che sta per sfilare, ragazzi, Kions tutti insieme. Con le facce da cinema. Veramente sono dell'aficionados del nostro carnevale. Le facce da cinema.
che non sono facce di bronzo. Possiamo farci le foto con voi, facce da cinema? Guardali, guardali. Non devi invitare nessuno qui. Li abbiamo qui. Saremo spacciati. No, andiamo giù noi. Andiamo giù noi. Non mi posso muovere da qui, ho un contatto che mi dice di stare assolutamente. Andiamo giù noi, Angelica, dai. Vai, caro, vai. Speriamo che tu torni dopo. Se vuoi, ci sono dei coriandoli, Giovanni. Perché mi pare che ci sia in piedi una sceneggiatura. Aspetta, che abbiamo Staglio e Olio qui, che li intervistiamo. Come state allora, gli amici, direttamente da Kions? È stato devastante. Devastante. Oggi mi sento un pochettino, ma poco stanco. Un pochettino. Wow. Le donne sopra i 75 anni sono Olio tutte mie. E Staglio, sì, un evergreen del cinema, del cinema mondiale. I nostri amici di Kions tutti insieme rendono omaggio ad attori italiani, non solo, come abbiamo appena visto, che negli anni d'oro del vero cinema ci hanno fatto ridere e sognare. Il carro naturalmente sarà guidato da un dal regista dei registi, da quanto leggo anche sulla scheda, interpretato da Fellini, poiché anche quest'anno, proprio quest'anno, ricorre il centenario della nascita. E quindi come non ricordare quelle pellicole indimenticabili dei Vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita, 8 e mezza da Marcorda, che il grande Fellini ci ha lasciato. Ma come dicevo prima, qui faccia da cinema di tutto il mondo. Bellissima idea, grazie davvero agli amici di Kions tutti insieme per averci provato un'altra volta e per essere venuti a trovarci. Complimenti, un grande applauso se avete voglia, avete freddo, qui fa un caldo, ma voi se avete freddo, applaudite! Loro sono in circa 80, il carro è 16x4, bravissimi, notiamo anche le coreografie, Staglio e Olio che ballano per noi e anche tutti i ragazzi di Kions, tutti insieme li guardiamo. Lei ha del colorito di capelli importante. Kions tutti insieme hanno contribuito a fare la storia del Carnevale di San Stino, quindi davvero onorati per averli qui ancora una volta. Mi raccomando, vi aspettiamo anche il prossimo anno. Ciao. Chissà se abbiamo ricordato che non è il caso di spruzzare nulla, vero Giovanni? Per no, vedere... assolutamente. Hanno le bombolette di schiuma? No. Non si può, eh. Non si può, con la schiuma no. Non si può, non si spruzzano le bombolette di schiuma, mi raccomando. Coriandoli. Vietato assolutamente. Coriandoli finché volete. La nostra Angelica sta lamentando il fatto che da mezz'ora non tirate più niente qua, quindi se... Ma penso che farò a meno di qualche pranzo e cena con tutta sta coriandolata. Volevo anche ricordare, dato che stiamo vedendo lo spettacolo che hanno creato, che tutti i carri, tutti i gruppi verranno fotografati, messi all'interno della pagina Facebook del Carnevale Sanstinese. Avete la possibilità di votarli, perché chi riceverà più mi piace avrà il premio web anche per il 2020. Davvero pensateci, fate foto, mettete mi piace, perché vale davvero la pena quest'anno. Sarà particolarmente difficile, ma voi abbondate. Meglio su abbondare quando è ficere, mi raccomando. E qui vedremo sfilare proprio qui, fra un attimo, davanti al palco, registi, cameraman, un set cinematografico al completo. Davvero grandi questi ragazzi, ancora una volta hanno voluto stupirci. E lì chi è? Totò? E lui è Totò, è l'immancabile Totò. Lo riconosco molto bene. La dolce vita di Federico Fellini, eccolo stampato sul suo cappellino. Eccoli qui davanti al palco. Ah, ma quello è Sordi.
Maccheroni, ma avete provocato? E io avete bagno? È una cosa del genere! Incredibile anche quella scena! Adesso ho visto che è sordi, guarda! Hai visto? Bellissimo! Come diceva, ti ricordi la battuta di quel film? L'ho appena detta. Maccheroni, voi mi avete provocato? Mo' me te bagno! E quindi se li mangiamo? Stellore, Lori De Nardi. Grazie. Totò. Grazie, facce da cinema. Grazie, Alberto amici. Sordi. Ringraziamo gli amici di Kions con facce amici da cinema. Grazie per essere stati qui con noi ancora una volta. Ma abbiamo già le coreografie che possiamo vedere. Loro arrivano direttamente da Roncade e sono il gruppo Simpatia Musestre. Oh, che bene, ancora una volta qui con noi, storici. Eccola. Senti. Abbiamo un altro must. Senti un must. Delle fiabe ed è Biancaneve. Che bello. Che ricordi, ti ricordi Ostan? Un classico Disney intramontabile, naturalmente dei fratelli Grimm, ma noi sappiamo che il mitico Walt Disney ha fatto una pellicola che ha stregato tutte le generazioni, ancora oggi. Guardate le coreografie, guardate i balli che fanno, spettacolo veramente. Abbiamo anche una Biancaneve un po' particolare qui. Perché una un po' particolare? Fammi vedere. Dimmi. Parla, scrivi. Abbiamo una Biancaneve un po' particolare. Ah, qui. Adesso eccola. Ho capito. Ciao Biancaneve. Di Madre Natura di prima. Sono Biancaneve. Non l'avevo vista. Io non vi sento più, quindi potete dire quello che volete. No, non vi no, sento. Ma noi parliamo perché vabbè, però non ci si sente proprio più. Però, dai. Bellissimo. Io mi tuffo. Questo è un mondo davvero magico. Le streghe. Eccole le streghe, guarda. Ah, è partito un palloncino. Ecco, la matrigna. Che tramano già qualcosa. Loro sono in 50 circa. E il carro dimensione di 17x4. Sei bellissima. Davvero puntuale, eh? Non si sono fatti sfuggire nulla. Il principe azzurro. Mi dicono di salutare Angelo Darè. Come si fa a non nominare il principe azzurro? Lo specchio magico. Ecco gli elementi della fantasia. Specchio delle mie brame. Chi è il più assetato del reame? Guardale. Ecco i principi azzurri. E Biancaneve liberata dal malvagio. Fate specchiare quella Biancaneve là, vediamo se... No, secondo me si spacca fuori tutto. Fate specchiare bella! Lei. No, è bella, dai, non puoi dirmi no. Allora, gentilmente, sempre un'informazione di servizio, se potete spostarvi, perché il carro deve passare. Ciao. Ciao, grandi amici! Complimenti. Il classico Disney portato anche questa volta qui sul percorso del 47esimo carnevale di Sostino. Serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto e tu sai dov'è, dimmi dove e quando. Ammirate bene, eh? Wow, terrificante.
il gruppo Simpatia di Musestre, che ci portano a far vedere Biancaneve. Eccoli qui, i sette nani. Biancaneve e i sette nani. È un carro dove non mancano nessune, non manca nessun elemento di quello che è stato uno dei racconti più magici della storia delle fiabe. Bravi. Dove la fantasia veramente ha marcato. Ma gli facciamo un altro applauso fortissimo. Fateglielo, amici. Bravi. Gruppo Simpatia Musestre con Biancaneve al Carnevale di Sanstino. Edizione numero 47. Allora, quelli che stanno arrivando è sì. un gruppo che sì. vuole festeggiare il 40° anno di attività per quanto riguarda la creazione delle loro maschere. Eh beh, qui davvero ci troviamo davanti a allora, qualcosa di... Giustamente hanno voluto intitolare questo momento Una vita in maschera e loro sono Liss Mascaris. Un applauso, ragazzi. Bravi. Dai, l'applauso, l'applauso. Bravi. Accogliamoli come si deve. Davvero un grande applauso a questo gruppo che vuole davvero vivere la propria vita all'insegna del voler stupire ogni volta coloro i quali ammirano i loro costumi e la loro arte. Come si pronuncia in perfetto e rigoglioso dialetto friulano, immagino. Les Mascaris. Les Mascaris. Di Castion di Strada, Udine. Ok, Les Mascaris. Praticamente è un gruppo che ha girato okay. il mondo, dobbiamo saperlo. Se proviamo con le loro a fare... maschere in carbonio, e questa è la particolarità. Ah, me li ricordo, sì, li ho già visti. L'anno scorso qua. Ecco, erano... Poi li ho visti da qualche altra parte. Sono ovunque, bravi. Sono ovunque perché loro hanno toccato davvero... luoghi incredibili in tutto il mondo e si tantissimi, sono fatti ammirare tantissimi hanno premi dato... è vero Rio de Janeiro, Cuba, Venezuela, Uruguay, Austria, un sacco insomma giro esatto, per il mondo. Gentili perché... colleghi, se siete d'accordo, visto col presidente del Carnevale vai, che solitamente è uno che non fa niente, io lo farei parlare ancora, se no sì, siamo a metà dell'opera, no, facciamo parlare anche lui, dai, ormai cosa vuoi che ti dica, vai che sono strafelice, cosa vuoi che ti dica? È una giornata meravigliosa, ringrazio il pubblico, ringrazio la famiglia, la mia famiglia che ha organizzato, la mia famiglia, non è la mia famiglia, è quei signori, siamo in cinque che abbiamo organizzato, è da settembre che stiamo lavorando, credetemi, come dei matti. E dopo, come ho detto prima, mi dà la soddisfazione di vedere questo pubblico, questi gruppi che veramente... non so come descrivere la soddisfazione, questa è una soddisfazione, ti capiamo, a volte non ci sono le parole per descriverli degnamente, hai perfettamente tu lavori e dopo speri sempre che la gente venga, ti premi, perché questo è un premio, tutto sto pubblico è il nostro premio, eccolo qua, non mi veniva la parola. Grazie. Un applauso. Grazie al presidente che oggi festeggia il suo 60° compleanno, fategli un applauso ancora davvero, dai, un applauso dai. Assieme all'Is Mascaris. Se volete che vi offra da bere, basta quale chiederglielo. Non si tira migliore? Indietro, oramai ho acceso un mutuo qui con il bar qui di fronte. Allora ci fanno presente che le maschere di Les Mascaris sono fatte completamente in carbonio e vetroresina. E per la loro bellezza delle maschere sono state invitate anche al Carnevale di Rivolto, perché effettivamente sono uno spettacolo da vedere. Loro sono circa 16, wow, una quindicina di maschere. Complimenti che davvero, stanno sì, sfilando sì. e si fanno vedere, ah, a vedi. Voi tutti. Sono anni ormai che vengono a trovarci e davvero tutte le volte io cerco gli aggettivi migliori, no? Le frasi più adatte a quello che loro... così ci regalano molto spontaneamente, sapendo benissimo che dietro c'è un lavoro enorme e per la capacità di utilizzare questo materiale super leggero, veramente è una particolarità e quindi il nostro
carnevale si fregia anche, sì, ebbene sì, di questo, questo che i Lis Mascaris ci offrono, ci regalano e ci entusiasmano, lasciandoci a volte anche senza parole. Mascaris, questa bellezza. Mascaris, Mascaris. Gentilmente. Chiedo scusa, chiedo scusa. Allora, Mascaris. Vedo Mascaris. L'amico di Dolo, amico di Dolo, la rinvito nel palco qui di San Stino, perché noi a San Stino in Livenza non siamo molto ospitali, siamo molto 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 ospitali. Stra-ospitali. Siamo gemellati con il famoso carnevale degli storti di Dolo, che lo ricordiamo per chi è arrivato adesso in piazza, insomma, peccato perché vi siete persi parte della sfilata. Ci sarà il 22 di marzo? Esatto, il 22 marzo il carnevale sfilerà nella Riviera del Brenta a Dolo, carnevale dei storti. Quindi un grande invito a tutto il vostro pubblico meraviglioso e numeroso oggi qui a San Stino in Livenza. Allora, complimenti all'organizzazione, complimenti anche a tutti i cari, perché è un lavoro immane, in pratica il lavoro che fanno tutto l'anno per poi sfilare nelle migliori piazze, in pratica, delle nostre regioni, della nostra provincia. Quindi grandi eventi, grande numero di persone coinvolte, perché ricordiamo che per portare in piazza queste realtà, queste meraviglie, c'è un grande lavoro e una grande volontà di molta gente. Ricordo che, come tutte le associazioni, vive di proprio volontariato. Il volontariato è una cosa importante che fa vivere queste realtà, queste manifestazioni, per portare in piazza divertimento, e il pubblico oggi qui lo dimostra. Quindi un grazie a San Stino in Livenza. Ricordo ancora una volta, Dolo, Carnevale dei Storti, 22 marzo, non mancate anche a Dolo, grazie. E noi naturalmente ci saremo. Certo, non ci dimenticheremo assolutamente di questo fantastico carnevale, sono incuriosita anch'io, spero proprio di riuscire ad andarci. E allora stiamo andando avanti, abbiamo per fortuna ancora l'occasione di godere di queste meravigliose maschere, materiale super leggero. Bellissime, veramente. Stupende, stupende davvero. Un grande applauso da parte mia. Non si sente molto, ma spero mi aiutino. C'è, si sente. Ti dico che si sente, qui si stanno applaudendo. Ah, hai visto che è venuto a vederlo da vicino, dalla posizione che merita, il suo carro, no? Sì, ogni figlia è piezzecore. Ogni figlia è piezzecore, no? È tuo figlio, tu lo vuoi vedere da vicino, eh? È vero. Eh sì, signori, giochiamo in casa. Eh sì, giochiamo in casa in questo momento. Sei venuto apposta qui per vederlo bene. Si sta avvicinando. In front of the place. Io lo sento, quello lì lo conosco, mamma mia se lo conosco. Io l'ho visto nel capannone completamente smontato. Davvero? L'ho visto comandato davvero? Dai tablet. Ma allora sei un privilegiato, eh. Io ho visto tutto. Quindi tu sai tutti i passaggi, tu sai tutto il lavoro che c'è stato dietro, tu hai visto veramente la Potrei smontartelo adesso. Sarebbe bello, cosa ne dici? Guarda che alle 9 stasera, rimontarlo e vedere il resto. Smontarlo e rimontarlo. Guarda che ti prendono in parola, eh. E allora dillo tu, perché io non, guarda, io ci non siamo. Parlo nemmeno ah, sì. pagata adesso. Aspetta, aspetta Giovanni, fermo un secondo. No, vorremmo gentilmente far dire il nome ad Angelica, no, perché a volte io si sbaglia. Sì, sì, no, allora no, d'accordo con no. te, dai. No. Presidente, è il padre del carro, presenti il nostro carissimo rappresentante. No, prima che arrivi cantinese. la musica a nascondere il nostro parlato, lo presenti come merita questo carro. Vai di Angelica. Casa di San Stino in Livenza. È sì. giusto, vero? Sì, è giusto. E allora, per sempre, qui, oggi, per tutta la vita, amici, forever! Brava, esatto. Il carro amici forever. Ma che sushi. E poi ne parliamo io e te, Luca, eh? Anche con Giovanni, ormai Giovanni. Ma che sushi! Ma che sushi! Allora, come abbiamo detto, gioca in casa. Tanti anni di amicizia, appunto, come dice il nome. Immaginatevi le ore passate fuori di casa, immaginatevi le ore a progettare, a costruire. Veramente bravissimi loro.
Il tema è il lontano oriente, il Giappone. È lontano oriente, ma guarda che ci è venuto a trovare a casa, che noi ormai l'abbiamo veramente fuori di casa, il nostro oriente. Se il titolo non mi inganna, parlano di quel sushi lì? Vai. Parlano proprio di quel sushi lì. Sì, di proprio quel sushi lì. Chi è che non mangia sushi almeno una volta a settimana? Chi non mangia sushi almeno una volta a settimana? Ragazzi, fate una bella coreografia che stasera Ostan vi porta a mangiare il sushi. In occasione del suo compleanno, sushi. Dai. Tutti. Ciao Sara! Il carro ha una dimensione. Io li conosco! Di 18 metri per 6. Ciao bimbi belli! Loro sono oltre 100 a fare la coreografia. Spettacolo! Ciao, veramente. Ciao! C'è tanta di quella gente qua, bella, va che roba! Amici! Ciao, amici. Forever! Per sempre, non c'è niente da fare, per sempre! Pure! Chi è? Canta allora! Abbiamo i cantanti, occhio! Occhio che partono! L'ascoltiamo, il rigoroso silenzio! Che non è un gran periodo adesso, eh! Tu che lavori in radio, la conosci questa, vero? No! Non la conosco! Allora... sono perdonata? Sanstino! Ci siete? Con le mani, dai! E vai, amici forever! Le hit, le salirà sicuramente questo brano cantato da, ripeti il nome, capocarro, i ecco, complimenti. Allora vi dico gentilmente, se state, fate molta attenzione perché il carro sta passando, ecco, abbiamo qui bisogno di allargarci un attimino. Ah, no, ecco perché è scappato via. Ho preso paura, ho detto... No, allora questo non è un partner di cui si può fidare. Dovrebbe difendermi, invece no. Si nasconde, lascia che la bomba, che non fa male, sia diretta a me e basta. Ciao caro, ti voglio troppo bene. Grazie. Grazie amici. Guardiamo la coreografia di Ciao. Amici Forever, spettacolo, bravissimi. Ciao. Allora, voi dovete sapere una cosa, che il cuore grande di tutti questi amici è sempre rivolto anche a coloro i quali gli scorsi anni erano con noi. E vai. Si lanciano i palloncini, i palloncini per ricordare coloro i quali hanno fatto grande gli amici Forever e che ancora oggi sono nel cuore di tutti loro e di tutti noi. Un applauso, un adesso applauso, se potete davvero farlo. Grazie amici, grazie amici. Rideggiamo un attimo, due secondi, sì, un saluto, ecco. Siamo pronti ragazzi? Qua in mezzo oggi a noi c'è una persona, compie gli anni, e quindi noi qua vogliamo fare tanti auguri. Vai Davide! Vincente! Auguri! Wow, bellissima! Ma questa non è farina del tuo sacco, io lo so, tutti quei cuccioli te le hanno insegnata. E lo so. Ciao amore. Ringrazia. Vi ringrazio di cuore, siete tutti qua. Vi ringrazio. Grazie. Ciao ragazzi, bravi, ciao. Siete una sorpresa tutte le volte, ci lasciate a bocca aperta, ciao, vi vogliamo bene.
Alla prossima! Hola. Continuate il vostro hola, viaggio! Hola, hola. Verso i carnevali che vi accoglieranno! Altre piazze! Sara, perché ti amo! È un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene. Sara, perché ti amo! E ci invitano a cantare, Perché ti amo! Vai con la voce tutti insieme! Attenzione perché... Vai, vai, vai! Guarda, guarda come li coinvolgono anche lì! Oh, ma ce n'è di gente oggi, Bellissimo! Viva il sushi! Sushi alla Veneta! Viva gli amici forever! Vai, 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 vai! Che cosa c'è di strano? È una canzone. Hola! Hola, hola! Potrebbero mettere un po' di impiantino però. Allora, non si sente. Con le mani riprendono! E vola si sa, sempre più un alto si va. E vola con me, il mondo è matto perché è... Ecco le bombe! Ecco le bombe di coriandoli, amici! Grazie, grazie per essere stati e li salutiamo con tantissimo, con un applauso incredibile, gli amici Forever! Grazie, un abbraccio caloroso da parte di tutti noi. La 20ª attrazione di questo carnevale sanstinese, edizione 47, amici Forever, ma e che sushi! Se ma... n'è andato un carro mica da poco, eh! Avete visto le dimensioni, avete visto la sua imponenza? Beh, adesso ne sta arrivando un altro. Che non scherza neanche, non scherzano neanche loro. Non so, parla tu Luca perché io non ho quasi parole. Allora, loro... Fa paura? Parliamo solo di dimensioni, sono 16 metri per 6. Eh? Loro sono all'incirca una cinquantina e sono, a questo punto, li presentiamo ufficialmente, i ragazzi degli anni 80! E ancora una volta un ricordare anni passati che hanno segnato un decennio meraviglioso. Le musiche, le mode, tutto. Questa sfilata che precede naturalmente il carro, che è qualcosa di mastodontico, davvero pazzesco. Ma tu pensa che questo meraviglioso gruppo, cioè, ha espresso tutta la filosofia possibile per mettere in luce il simbolo della maschera, perché quel clown lì è un clown che rappresenta qualcosa. Quindi nel loro filosofeggiare cosa dicono? Che questa maschera spesso si riflette sulla società di oggi, troppo spesso per nascondere le nostre fragilità, e quindi noi cosa facciamo? Indossiamo una maschera, a volte sembra addirittura imposta. Beh, e noi fatichiamo a reagire. Ma oggi che è carnevale dovremmo davvero mettercela tutta e dire sì, io ho questa maschera perché mi va di averla, domani non ce l'avrò più. Io vivo la mia vita alla faccia di tutti. Quindi alla faccia di quel meraviglioso clown, noi ringraziamo gli amici di Lovadina per essere qui con noi e per aver portato un simbolo degli anni 80 e l'hanno nominato Ridi Pagliaccio. Bello, bello. Lovadina, benvenuti. Grazie amici, siete in diretta televisiva. Dai, spogliarello. No. Addirittura c'è già lei che si è spogliata abbastanza, vedete? Lo salutiamo, vuoi salutare i ragazzi degli anni 80?
Ciao ragazzi, andiamo! Viva il Lago 80! Ecco il mitico Joker! Cannoni in vista, cannoni in vista. Super coreografie per questo bellissimo 47esima edizione del Carnevale di San Stino. Ecco i Joker che si snodano lungo il percorso della, dei ballerini che hanno studiato e hanno preparato questa coreografia per noi. Guarda che brava, guarda che brava! Dimmi, Claudio, dimmi! Non possiamo far altro che ammirare, per cui a parlare non ci se la, non ce la si fa! Non ce la si fa! La sentite la musica come sale? La sentite l'energia? Vai Sestino! Vai che andiamo! Davvero grande questa energia, ecco che scoppiano le bombe di carta e tutti quanti sono invitati a ballare, non a ripulirsi, ma a ballare! E finalmente ce li godiamo per bene. Lovadina, Treviso. I ragazzi degli anni Ottanta. Grandi amici che sono arrivati da noi qui a San Stino con la metafora della maschera del pagliaccio simboleggiato dal mitico Joker. Che come dicono loro rappresenta un po' tutti noi, almeno in alcuni momenti della vita. Un applauso, spettacolo! Un grande applauso a questi amici, ecco la risata! La risata tipica di Joker. Ciao! Grazie, ciao Lovadina, grazie, ciao, grazie! Con noi. Bravi! Eccoli, ci mancava infatti. Bravi. Abbiamo solo qualche miliardata di coriandoli. E pian pianino, perché davvero qui la cautela non è abbastanza. Abbiamo l'opportunità. Abbiamo l'opportunità di vedere dal vivo mentre passa in questo momento il mastodontico carro mascherato degli dei ragazzi degli anni Ottanta. Guarda, Super Clown. La suola. Dove sei, Luca? Io non ti vedo più. Guarda la suola, la sua con una metafora che davvero fa riflettere. È tutto un equilibrio sopra la follia. C'è da pensarci, C'è da pensarci. Una volta guadagnata la piazza non la vogliono più mollare. Bravi, vogliono farsi vedere, vogliono farsi applaudire. Già da questa mattina parcheggiati, pronti per sfilare. Una volta in piazza adesso ce la godiamo tutta. Con calma avanzate, molto bene. Raga 80!
Ridi, pagliaccio. Sì, che non è un'offesa, cioè, ma assolutamente, senso, no. Cioè un'opera bellissima. Stiamo scherzando? Qui davvero hanno voluto essere molto sottili, molto abili, e qui il messaggio è passato chiaro. Grazie ragazzi di Lovadina, un applauso, arrivederci alla prossima occasione, ciao amici, grazie, bravi, bravi, ciao Lovadina, ciao piccoli e grandi Joker, grazie, ciao. Ringraziamo sempre il mezzo televisivo che sta riprendendo questo importante carnevale, grazie ragazzi dei Media 24. Ed ecco Luca, vedi, come dicevo prima, quella microcarrellata, no? Di micro, insomma, 3-4 carri che veramente pongono l'accento su quello che è il nostro ambiente. E loro, sì, vabbè, ridendo e scherzando, però, insomma, hanno voluto portare un messaggio, perché i messaggi si portano in vari modi, ci sono diverse tipologie. E in effetti quello del carnevale, qui un sacco di persone si radunano, perché no? Perché no? Alziamo alta la voce per quanto riguarda il gruppo dell'allegria, giusto? Me lo assolutamente dici? Sì, ed è eccolo, il mago della vita, il mago della vita, i nostri amici storici da Maserada, Maserada sul Piave, veramente sono qui da con noi, si ripresentano ormai da molti anni e oggi li accogliamo davvero a braccia aperte, perché sono un vero esempio di riciclo e simpaticamente, ma allegramente e seriamente convinti, ci invitano a fare lo stesso. Sembra veramente che abbiano cercato di fare qualunque cosa per riciclare e realizzare i loro vestiti. Allora ce li descrivono come degli autentici pazzi scatenati, così ci dicono, addirittura dalla regia scatenati? Ci dicono così, balli scatenati, no no, pazzi scatenati, ma pazzi scatenati, ah, e quindi perché ce lo dici a noi che siamo qua? Non so, ve lo dico. Tu non hai paura a stare là da solo? Ve lo dico, forse avete peggio, andrà peggio a voi. Sei completamente solo, che noi siamo qua. Anche qui da notare la maestosità di questo carro, l'imponenza. E anche il gruppo, è un gruppo, uno dei gruppi più numerosi, sono circa 150 che creano coreografie anche per... anche loro, per tutti voi, aiuto, sono pieni di coriandoli in questo momento. Ed ecco qui il mago della vita, con uno schiocchio delle dita, i rifiuti lui trasforma e gli dà una nuova forma. Tutte le cose da buttare diventano fiori da annusare, gli oggetti ormai gettati, i grandi fiori colorati, plastica, alluminio e lattine diventano tutti roselline, vetro, carta e batterie esaurite e trasformati in margherite. Il riciclo devi fare, ecco il monito che aspettavamo. Per non l'ambiente, per l'ambiente migliorare, non per nulla una follia, ma una piccola magia. Una cosa ormai finita può riprendere nuova vita per un mondo più pulito e un futuro, signore e signori, garantito. Parole sante, grazie ai nostri amici, grazie al mago della vita, grazie al gruppo dell'allegria. Abbiamo il gruppo Potenza, eccolo. Sai qualcosa? Ecco il gruppo dell'allegria? No. Cosa? Cosa siete venuti a fare? No, allora Marco mi ha detto che siete bravi, educati, buoni, che state io... di solito sempre là, e che mi hanno detto che se per caso salivate... Io vado un attimo con quello di Dolo, aspetta. D'acqua. Poi dov'è quello di Dolo? Appena salite, beh, scendete su. Ma vengo con te. Marco ti spiega male. Di solito non dico, se viene su la vende coriando il palco. Resto qua con l'amico di Dolo io. Ma adesso gli affari tui. No, no, perché Marco è una persona seria e mi conta sempre le robe giuste. Sì, sì. E allora. No, io adesso che ore sono? Ah, ci picchio. Che ci sai, fai quell'impegno di cui ti parlavo? Vado e torno. Ti lascio il microfono. Domande che a Fausto, com'è che funziona? No, ma mica, crede a Fausto, ma che ha? Se il microfono, perché mi ha venuto in mente una roba. Devo un attimo assentarmi, signore e signori, godetevi il carnevale. Dov'è? Scusa. Scusa, Giovanni! No! Madonna! Dai, tutti! Malefici! Malefici! Allora,
Nel frattempo che sono stati sommersi, continuo io con la conduzione. Aspetta. Evviva Sastino! E te credo. Guai, bravi, se non avessi detto il spettacolo. Viva Sastino. Bravi voi. Non ripetere altre 150 volte. Scendi. Fai quello che di solito faccio io per voi. Oh Stan, io non vengo più. E loro sono il gruppo allora... dell'allegria, il mago della vita. Un applauso. Alla faccia dell'allegria. T'ho salvato l'occhiale. L'hai vissuto salutiamo anche tu? DJ e i vocalist. Ah, e aspetta. E allora continuate a godervi la vita, ragazzi. Che ridi. Aspetta tu? Che. Ma che aspetta, aspetta. Sì, ma hanno fatto aspetta, aspetta. Fermi. Fermi un attimo. Fermi. Ho un'intervista. Fermi. Con i ragazzi, con il gruppo dell'allegria, vai. Aspetta. Intanto chi sei? Chiedo al DJ di abbassare la musica un attimo. Abbassate un attimo la musica. Sentiamo. Allora abbassa. Fermi qua, non andate più via. Di chi è stata l'idea? Diglielo, chiedilo. Ditemelo. Chi è? Chi è il colpevole? Di Ostan? No, anche no. No, siete bravi però, eh. Non hanno esagerato. Di Marco Cusin. Chi è Marco Cusin? L'ex presidente? Se siete d'accordo, io gli auguro 5 minuti di cagotto fulminante. Allora aspetta, fermi Giovanni, Angelica, scusa. Ho intercettato il responsabile del gruppo dell'Allegria, vuole salutare tutto Sastino. Sì. Ma non sai. Ciao, ecco, Sastino, salutina, grazie però, anche per quest'anno. Sì. Cosa? Grande, bravissimi, un applauso. Aspetta. Ma quanto siamo felici di avervi avuti qua. Vedi che adesso ho un po' di capelli anch'io, per fortuna. Mi mancavano un po' di coriandoli. Che dopo vedo che hanno riportano anche le parole di una... di una canzone dei Rumatera, giusto? Certo. Vedi. Il nostro mitico gruppo Potenza. Me lo fai sentire un attimo? Ecco perché siete così. Che sen? Ce l'hai? Vediamo. Sì, sono attrezzatissimi questi. La so io questa, dai, non possiamo non farla al carnevale. Finpeccano Bear, no. Scusa, vai. Dai, tutti assieme. No, allora tu sei masochista, c'è qualcosa? Madonna, no, dai. No. No, la vogliono cantare. No! Ah, per carità. Aspetta. No! Allora, no, vi fate male! Mamma mia! Io onestamente butterei 2 coriandoli, eh! Vi fate male! Vai! Basta. Vi fate male. Grazie. Allora, vi crediamo, madonna mia, che potreste andare avanti altre 2-3 ore, ma davvero vi crediamo. Li salutiamo, li ringraziamo tantissimo. Incredibili. Volevate gruppo dell'allegria. Un po' più vivace, ecco. È stato un momento particolarmente bello, colpa mia. Vabbè. No, beh, guarda, per carità. Tu cosa ridi lì, Luca? Cosa ridi? Evviva il carnevale! L'unico illeso, completamente intonso. Da quando è arrivato non c'è neanche un baffo fuori posto. Poi ti faccio vedere dove avrò i coriandoli questa sera. Salutatemi Rumatera. Non è possibile, ragazzi, io ho perso tutto. Loro si ricordano di me. Aspetta, che sono stato pescato. Fermi, che sono stato pescato. Madonna, ho avuto un attimo di. Ho detto qua succede. E allora abbiamo salutato il gruppo dell'allegria. Andiamo a presentare il gruppo I Ricicloni. Ti dicevo, sono un altro gruppo che vuole dare quel messaggio incredibile, che non è quello certo che è finito così prima. Ricicliamo, e io riciclerò questi coriandoli, come si chiamano gli amici che hanno appena finito? Gruppo dell'allegria. Ecco, e allora adesso invece ci troviamo a Torre di Mosto, tu non ridere, Mosto, perché dopo parleremo
Ecco, magicamente farfalle. Perché magicamente? Per gli amici della televisione, questo è il bello della diretta. Bello? Cose bello. Che non verranno tagliate, naturalmente. No, quindi, allora, le farfalle gentili, gaie, liete e delicate non dovrebbero fare quello che appena ora ho visto fare. Sono riusciti davvero a trasformare, no? Quel bruco, quel baco che non aveva nulla da dire né da dare in questi magici colori, perché loro hanno trasformato veramente con i materiali più impensabili questi meravigliosi costumi che state ammirando. Qui c'è stato veramente un lavoro certosino in cui loro hanno cercato tutti i materiali che non avrebbero avuto modo di esistere o destinazione d'uso e ne hanno realizzato queste meravigliose farfalle. Aspetta, quindi, che Angelica, sì, ho intercettato un nostro amico che voleva fare un saluto a Sanstino. Sì. Niente, volevo ringraziare tutto la classe dirigente, il presidente, e fare anche gli auguri che oggi compie gli anni. Dai, grazie, lo sa anche lui che compie gli anni, vai, grazie. Un saluto al gruppo I Ricicloni, guardate che spettacolo, guardate che bellezza, le farfalle. Giovanni, guarda le farfalle. Sono davvero stupefacenti. Dove è andato, incredibili, Giovanni? Grandi, è andato belle. Via. Sì, sto guardando le farfalle io. Ah no? Ah, cosa stai facendo? Ma no, non si fa adesso. Mi sto sfondando. Avrò fine, 50 kg di coriandoli. Qui è illuso, crede che sia finita qua. Ma non è vero, assolutamente non è vero. Però insomma, Giovanni, dai, il prossimo anno sarai preparato. Eccola, ecco, vedi, ci portano via anche il presidente. Qui non so, c'è un abuso. Grazie, grazie. Beh, io posso essere anche sostituita, ma il presidente no. Grazie amici, grazie Vispe Terese. Il gruppo. Grazie alle Vispe Terese qui che hanno dato magnificenza della loro creatività. Ecco, questa è la parola giusta. Avete veramente dato sfogo. Scusami Luca, ti prego, prego, lascio, scusa, la parola, ma volevo esaltare, al di là appunto della pioggia incessante di coriandoli, che la creatività non ha limiti, non ha limiti. Oggi come oggi poi dovremmo esserne in possesso tutti quanti noi. Prendiamo spunto, copiamoli. Grazie amici. Un super applauso. Volevo ricordare che il gruppo è composto da una quarantina di persone e che hanno creato tutto questo bellissimo. Come giustamente ha detto Angelica, loro riciclano, è proprio il loro must, il loro hashtag riciclo. È anche un insegnamento per i loro figli, perché loro l'hanno voluto sottolineare nella scheda tecnica, ma al di là del fatto che l'abbiano sottolineato, noi tutti ne siamo perfettamente coscienti che è importante tramandare, insegnare e spiegare che tutto può avere una nuova vita, e loro ce l'hanno dimostrato. Grazie, proprio qui, oggi, al 47esimo Carnevale di San Stino di Livenza. Amici, alla prossima occasione, grazie! Un bel applauso! Un grande applauso! E qui il leitmotiv. E noi continuiamo. Si perpetua, ok? Va avanti. Continuiamo con la 47esima sfilata di Cari Mascherati qui a San Stino di Livenza. Abbiamo appena salutato il gruppo I Ricicloni e andiamo, okay, a presentare e andiamo a introdurre amici di Ponte Crepaldo. E rimaniamo in tema, sai, il fantastico mondo di Madre Natura. E rimaniamo sempre in tema, l'ho accennato, l'ho annunciato a suo tempo e qui viene confermato quanto detto, perché i carri di quest'anno in particolare, anche negli anni scorsi, ma quest'anno in particolare, hanno voluto proprio dare testimonianza che il messaggio di salvaguardia del nostro ambiente è passato e loro ce lo dimostrano. Eccoli che avanzano con sicurezza rispetto anche a quello che hanno voluto trasmettere con il loro magnifico carro. Come dicevi tu, il fantastico mondo di Madre Natura. Yes, esattamente. Nasce tutto dai fratelli Franceschetto. Vediamo piante carnivore, animali, spiriti, insomma natura. Esatto. Ciao Ponte Crepaldo. Sì. Oggi compriamo 40 anni di carnevale. Vogliamo regalarvi soltanto un
amici, dai, un applauso, perché veramente adesso dobbiamo solo pendere il fantastico mondo di Madre Natura. Gli amici di Ponte Crepaldo. Loro rappresentano il nostro pianeta Terra e gli elementi che lo caratterizzano. Ci suggeriscono di osservarla bene, perché le sue bellezze sono in pericolo. Guardate nel frattempo anche il carro che sta prendendo vita. Sì, ammiriamo più o meno in silenzio, perché anche la musica più o meno tribale porta proprio la mente a quelli che erano i ritmi e che lo sono ancora, in molte popolazioni forse un po' più attente di noi. Che viviamo, loro sono circa una cinquantina di figuranti. Il carro è uno dei più grandi qui a Sanstino. Ma la guarda, dimensione in effetti 18x6, dimmi da qui è uno spettacolo, perché ha una un'imponenza e un disegno dove la rappresentazione proprio del nostro pianeta è stata sviluppata in modo davvero spettacolare, creativo, difficile quasi da immaginare. Quindi bello, davvero molto 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 bello. Anche questo me lo immagino in notturna, sarebbe uno spettacolo nello spettacolo. E loro sono gli amici di Ponte Crepaldo con il fantastico mondo di Madre Natura. Colori, luci, suoni che si fondono insieme per creare uno spettacolo unico qui a Sanstino di Livenza. Bravissimi, veramente, gli amici di Ponte Crepaldo. Quasi in religioso silenzio stiamo ammirando quanto espresso. E adesso l'esplosione dell'allegria a tutto tondo. Eccoli che arrivano a noi. Ciao, grazie a voi, al prossimo amici. Anno, ciao. Grazie davvero, è stato un piacere avervi qui, amici. Allora vi chiedo gentilmente, dato che la direzione, l'organizzazione di Sanstino, del Carnevale Sanstinese, ci fa presente che se vi allargate un attimino riusciranno a passare questo carro e gli altri che hanno delle dimensioni importanti, e quindi abbiamo bisogno che vi allarghiate leggermente, che lasciate più strada possibile, perché i carri ora sono molto grandi. Io direi che è anche un'occasione per ammirarlo proprio bene, no? Il fatto che avanzi molto lentamente per un discorso di sicurezza, ma diciamo crea appunto anche il vantaggio di poterlo vedere molto da vicino e di apprezzarne, no? I dettagli ingegneristici, architettonici, proprio perché qui siamo di fronte ad un'architettura magnifica, straordinaria, diversa, davvero diversa. E li vediamo, li ammiriamo in tutta la loro bellezza e caro spettacolo, amici, ciao, ciao. Di Ponte Crepaldo. Il fantastico mondo di Madre Natura, lo ripeto, siamo arrivati al 24esimo carro e sta sfilando con tutta la dignità e tutto l'onore che merita. Grazie davvero per essere stati qui con noi a Sanstino di Livenza,
alla 47esima edizione del Carnevale Sanstinese. Allora, abbiamo i nostri inviati in paese, nelle varie zone del paese di Sanstino di Livenza, c'è gente praticamente dappertutto. Cifre o stanze sbilanciate, mi ha detto c'è qualcosa come 10 volte di più all'ultima edizione. Guarda, che, io non avrei parlato di numeri, ma saremo più precisi magari verso sera o nei prossimi giorni, magari quando ci sarà anche la replica televisiva della manifestazione su Media 24, saremo in grado anche di darvi i dati precisi di quanta gente ha partecipato a questo carnevale. Avremo anche l'opportunità magari di trovare queste cifre importanti anche nella pagina Facebook del Carnevale Sanstinese, nel quale pagina Facebook troverete anche tutte le foto dei carri e dei gruppi, dove avrete l'opportunità di metterci il mi piace e di far vincere quello che vi ha colpito maggiormente, e riceverà il premio web. E anche questo è importante da ricordare, da sottolineare per tutto il mondo sanstinese, di quello che hanno veramente creato e fatto. Bravi, bravi, bravi loro, bravi loro. Luca, vai ad incontrare il prossimo carro. Il prossimo arriva direttamente da Montereale Valcellina, e sono la banda delle bande. Loro sono gruppo giovanile di Montereale Valcellina. Evviva, eccoli con noi, è un gruppo storico. Ma che carnevale d'Egitto, questo è il sequel del titolo, ovvero la banda delle bende. Qui veramente immagino si sia spaziato in una rivisitazione di quello che è stato, diciamo, una civiltà delle civiltà dell'antico Egitto. E li vedo arrivare, no? Cosa c'è lì? C'è un faraone, c'è una mummia riesumata, c'è qualcosa che arriva, bene, la vita dell'oltretomba e tutto quello che può venirci in mente con gli antichi egizi. Vogliamo anche ricordare, Angelica, scusa se ti interrompo, che rappresenteranno l'Italia insieme ad altri gruppi per il Carnevale di Villach, quindi anche questo è degno di nota sicuramente per... Decisamente, guarda, tutto ciò che deve essere detto dal punto di vista tecnico e della loro promozione a livello nazionale, internazionale, dillo. Io posso dire che è un carro creato nei dettagli con stampi di Creta, veramente qui... Anche qui siamo di fronte a una perizia non indifferente per quanto riguarda la realizzazione. E quindi sì, saranno invitati a Villach. Esatto. Il più grande carnevale austriaco. Cioè non è proprio così una cosetta da poco. Loro qui oggi saranno all'incirca un'80, mi hanno fatto presente nel backstage che sono molti di più. Chiaramente qui sono arrivati a Sanstino con un bel nucleo, quindi un bel gruppo nutrito di figuranti. Il carro ha una dimensione importante perché 16x4,5, lo vediamo bellissimo. Loro poi sono gruppo giovanile di Montereale Valcellina. E infatti so che sono comunque lavoratori instancabili, che veramente si danno completamente alla realizzazione, alla progettazione anche, diciamo, di quello che sarà il tema del loro carro per tutto l'anno. Lavorano incessantemente nel loro capannone e quest'anno hanno realizzato sarcofagi, maschere funerarie, insomma, un tuffo nell'antico Egitto. Ho visto qualcosa, sono andati a trovarli praticamente in internet, ho digitato il loro nome ed è venuto fuori che veramente sono organizzati per creare cose di questo genere. Hai degli addominali fantastici, stavo guardando anch'io quello, veramente. Paganova, la tartaruga scolpita. Gruppo giovani Montereale Valcellina. È arrivato anche il capogruppo del gruppo giovanile Montereale Valcellina, vuole fare un saluto a Sanstino. Salutiamo il carnevale sanstinese, una delle eccellenze del carnevale del Triveneto.
Onoratissimi, grazie mille. Grazie davvero di essere qui ancora quest'anno con noi, ancora una volta, per rendere davvero grande il nostro carnevale. Grazie a voi, grazie a voi, grazie alla gente che partecipa, grazie davvero a tutti. La banda delle bende. La banda delle bende. Tutto arriva qua, vedi? Ma che cazzo è l'Egitto? Alla faccia. Giovanni, avresti dovuto aspettare la fine del carnevale per toglierti i coriandoli, perché... Ciao! Complimenti davvero, un grande applauso! Applaudiamo! Eccoli che sfilano con le loro mummie, i loro faraoni, gli obelischi, i geroglifici! Che sono rimasti mistero! Per secoli! La banda delle bende! Un applauso fortissimo! Il dio Anubi! Eccoli! Che ci lasciano i nostri grandi amici! Grazie! Ciao! Grazie, alla prossima occasione! Allora, siamo stati a Montereale Valcellina e invece in questo momento torniamo a San Stino di Livenza, quindi giocano in casa i ragazzi che stanno arrivando in questo momento. Torniamo a casa, sì, hai ragione Luca. Loro vogliono farci vedere Una vita ad aspettare e quindi andiamo a nominarli. Vuoi chiamarli tu, Angelica? Perché so allora che... Allora li chiamo io, cosa vuoi che ti dica? Ormai mi hai messo sul filo del rasoio quest'oggi e io sono onoratissima di chiamare i nostri simpaticissimi simpatizzanti bersaglieri. I Simpaversa! I Simpaversa, bravo, esatto. Io ho il sospetto che il personaggio più votato quest'anno sarà Cornelio, perché figura in tutti i carri. Hai sottolineato un aspetto davvero. Sei il più votato. È reale. Il più visto. Dai, ti votiamo Cornelio, ti votiamo. Votate per Cornelio. Cornelio ha fatto la maratona del carnevale sanstinese, non la sfilata. E allora ci troviamo di fronte ancora una volta a qualcosa di strabiliante, dimensioni carro, idee, una vita ad aspettare. Beh, loro vogliono esaltare il fatto dell'attesa. Noi tutti siamo in attesa un po' da sempre. Io la prima volta che ho letto questo titolo ho pensato l'attesa del, non so, alle file della posta, l'attesa alla fila del supermercato. Beh, loro pensano a un'attesa un po' più metaforica, ecco, un po' più metafisica anche. Quindi si sono spinti ben oltre quello che l'immaginario collettivo poteva cogliere e quindi così hanno più o meno sul loro carro rappresentato gli stereotipi dell'attesa, pensando che aspettare precluda il momento più bello delle cose, quando arrivano senza che noi trepidiamo tanto. Però il mantra finale è: balliamo e godiamoci la vita. Loro tra l'altro vogliono far divertire, anzi scrivono questa cosa al grido sempre in bomba. È come dargli torto, almeno così, certo, è detto così. Allora sono circa 200 e il carro che vedete in lontananza ha delle dimensioni veramente importanti, è un 18x9,5, quindi tanta roba. Salutiamo i Simpaversa. Un applauso enorme per i nostri concittadini che ancora una volta hanno voluto dimostrare di esserci. Bravi. Con YMCA attraversano questa porzione di percorso. Potete ballarla tutti insieme se volete, eh? Loro non si arrabbiano.
Guardate le coreografie con così tante persone, così tante con loro, amici e amiche. No, vai che balliamo con i Simpa Versa. Se riesci a beccarne qualcuno per fargli due domandine sull'attesa che intendono loro. È problematico in questo momento, sto aspettando il carro, dovrebbe arrivare il capo carro. Anche qui un bel po' di gente che conosco. Eccolo, eccolo, Massimo. Vieni a fare qui. Dove? Eccoci, ti ho intercettato. Un saluto a Sanstino. Sicuramente un saluto. Dove a tutti sei, Luca? E tutti quelli che ci conoscono e tutti quelli che mi sopportano. Un applauso ai Simpa Versa. Siamo completamente travolti. Grazie, grazie. Siamo completamente travolti dal vostro ritmo, dalla vostra allegria, grazie. Balliamo tutti e battiamo le mani a questo mega carro. Anche in questo caso il gruppo è molto nutrito, è molto preparato. Il presidente ha detto meglio delle veline. Ricordiamo il 26esimo gruppo che sta sfilando. Siamo ammaliati e stregati dalla vostra coreografia. Sono tantissimi. E poi dal vostro carro che avanza inesorabile. Su. E ci vediamo naturalmente alla prossima. Ciao. E glielo facciamo un grossissimo applauso a Simpa Versa, simpatizzati bersaglieri. E noi vi aspetteremo. Vi aspetteremo con ansia. Va bene, lo vedrai in televisione. Ciao ragazze, ciao. Con Nicoletta Bondi, lei è vice sindaco di Annone Veneto, sta sfilando qui a Sanstino, però voi farete il carnevale il 7 di marzo ad Annone Veneto. Ti può dire due parole di cosa fate? La cosa che posso dire intanto è ringraziare l'amministrazione comunale per averci accolto, per l'accoglienza, e poi ricordarvi che il 7 di marzo abbiamo il carnevale anche nel Nord Veneto. Una cosa da dire: se le esperienze si vivono riusciamo anche a trasmetterle agli altri. E da assessore al sociale, vice sindaco, è quello che vorrei fare nel mio territorio, quindi a nome. Grazie. Ciao Massimo! Ciao amico! E non c'è bisogno di niente! Possiamo cantarla tutti insieme questa canzone? E qui perché... perché possa avanzare il carro bisogna che ci sia lo spazio adeguato, Ecco gli stereotipi dell'attesa, per un bicchiere intanto che per far passare il tempo. E ricordiamo sempre di lasciare libero spazio all'uscita del carro. Siamo
Nel frattempo ce lo ammiriamo completamente. In sicurezza per lo spazio che serve a questo maestoso carro. Anche qui, giunti quasi all'imbrunire, queste luci. Allora, veramente incantano. Se non ricordo male, oggi è il compleanno di Valentino. Oggi. Compleanno di? Valentino Rossi. Ah, bene, allora facciamo gli auguri. Ecco anche lui? Mi sembra lui raffigurato, o no? È lui, no? Lelu, 46. E allora ci sono altri compleanni in, in corso. Eccolo che sfila e se ne va pian piano questo stratosferico. Questi sparano di brutto. Incredibile. Aspetta. Aspetta ma che... aspettate, io gliela abbiamo già ricevuto abbastanza. Ma chi? No, allora, siamo a posto, siete belli. Vi hanno preso? Siete bravi. Allora, li non avete presentati. Non serve null'altro. Avanzate pure. Io vi scuso per il disagio, però... Esatto. Ci bombardate troppo. Affranti. Siamo davvero affranti. Grazie, aspetta, grazie, aspetta. Bravissimi. Adesso che attiro. Bravissimi. Grazie. Loro sono ci vogliamo bene al i simpatizzanti bersaglieri. Guarda che stendino, ma va che stendino, adesso lo vedo. Ma cosa staranno aspettando? Boh. Ma ci siamo. Siamo qui arrivati ormai al penultimo. Ah no, erano dai, la continuazione dell'altro. Sì, siamo al penultimo. Ma chi ci crede? Carro mascherato. Chi ci crede che stiamo finendo, davvero? Incredibile. Loro chiedono scusa per il disagio, che questo sì è il nome che hanno dato alla loro realtà, alla loro esposizione di oggi. Non so neanche come. Io rimango senza parole. E sono Carnevale Pero. Grandissimi. Carnevale Pero, scusateci per il disagio. Guarda che roba, Giovanni. Sono da tantissimi anni qui a San Stino. La signora del balcone s'affaccia. Riesce. Gli mette la moneta a 5 euro. Da 2 euro. Pensa che schiaffoni tira. 7.000 lampade. Guarda, dal balcone si può fare battere 5 con quel carro lì che e avanza. Allora siamo arrivati dagli amici del Carnevale di Pero, vogliono fare un saluto anche perché è arrivato il Pero Express. Ok, sentiamo, abbassiamo tutte le musiche allora, dai, sentiamo. Facciamo parlare davvero i diretti interessati allora, sì? Deve parlare? Lo sto aspettando. Parla o no? Parli, sì, amico mio. Dai, parla, parla. Di qualcosa. Dici, dici. Salutaci. Ciao a tutti. A San Stino siamo venuti anche quest'anno e partecipiamo a numerosi, in 150 persone e più. È tutta la nostra gioia e la nostra allegria con voi. Grazie mille, un applauso. Grazie, adesso potremo veramente ammirare un enorme carro sui binari, addirittura. Ciao ragazzi di Pero! E loro ripropongono ciao i mitici anni 20. Ciao! A ritmo di jazz e Charleston. Vogliamo dire anche che il carro ha una dimensione di 20 metri per 4 e quando apre le braccia raggiunge i 14 metri. Ma pensa a te, da. Sono rimasto male. Infatti io e Giovanni tutta la via, insomma. Quando apre completamente le braccia, davvero raggiunge i balconi dei signori che stanno ammirando il carnevale da casa. La signora sul balcone si lamentava della puzza dell'ascella, però. Della? Dell'ascella. Davvero? E allora c'è poco da fare. Guarda, è davvero di dimensioni spropositate. Madonna. Davvero ma chi sarebbe questo? A chi assomiglia questo? Sarà mica Conti. Sembra no? Carlo Conti, no? Attenzione. No, sbaglio. Ho una viandante. La somiglianza, no. Tu hai visto? Cosa? Hai visto la somiglianza con Carlo Conti? Io vedo la somiglianza con Carlo Conti. In effetti qualcosa c'è. Qualcosa in c'è. In effetti qualcosa c'è.
A mia suocera no, questo te lo garantisco. Ah, santo paradiso. A Conti questa sì. Donna la voglio conoscere. Voglio conoscere sta donna e dare tutta la mia solidarietà. E allora, al ritmo di Jazz e Charleston, ormai fuori dalla grande guerra, presentano un treno speciale, Impero Express. Arriva sempre in anticipo questo treno, eh? Strano ma vero, impossibile crederci. La sua meta è il divertimento, i passeggeri devono portare una valigia leggera, solo piena di sogni e di speranze. Quindi io salirei a bordo subito di questo treno. Non so voi, ma io salirei subito a bordo di questo meraviglioso, incredibile, pazzesco treno. La diciamo anche una particolarità di questo carro, che è l'unico che non è trainato, ma invece è spinto. Quindi anche questo è una cosa molto importante. No? Sì o no? Ciao, non ciao. È vero? È autonomo addirittura. Addirittura, è autonomo. Ecco. Autonomo, dice. State facendo le pulci? Sì, ma l'ha detto lui, non è colpa mia. Però la signora subito ha precisato. Hai capito? È autonomo. È autonomo. È autonomo. Ci mancherebbe altro. C'è e chi dice il contrario? Ha anche puntato il dito. Quando ecco. Mai? Poi becco io i... Bellissimi. Ecco, ecco, sentite le voci. Sentite la voce che di solito sentiamo, no? Nelle stazioni. Tutto, hanno voluto riprodurre tutto. Vero Express. Binario 1, ragazzi. Binario 1, valigia leggera, vabbè, piena di sogni e speranze. Grazie. Attenzione perché è in anticipo. Questo è un ritardo, non sa neanche cosa. Signori, qui davanti, gli amici qua. Amici, allargatevi un pochettino, venite più vicino al palco. È vero, è vero, perché qui i binari, guardate i binari, no? La locomotiva deve girare. Questa è una cosa che veramente è la prima volta che vedo una cosa del genere. È incredibile. È davvero incredibile. Amici di Pero, guardate, il Festone Bueo mi mancava. Onorati, ancora una volta, loro sono storici. Guardate anche le rotaie che vengono messe davanti al treno. Ogni volta È pazzesco, davvero incredibile. Incredibile, qui a Sanstino una cosa del genere forse ancora non era arrivata, Una cosa così non Ciao. Era arrivata. E allora non ho il fazzoletto bianco, ma bye bye, è come fuori dal finestrino. Veramente alla prossima occasione, amici, ci avete stupito ancora una volta. Ciao cari, vi aspetteremo. E cosa vi inventerete ancora? Siete, vi chiameremo a gran voce i nostri amici del Carnevale di Pero. Un applauso, davvero un grande applauso, ragazzi, meritano tutta la nostra, il nostro calore. È ricchissimo di gente, spaventosa la gente che c'è oggi. Oh, veramente il capotreno sembra Carlo Conti, guarda. No, dico quello che rappresenta sembra un po' Carlo Conti. Gli manca un po' di abbronzatura, amici. Effettivamente. Bravi, bravissimi. Complimento, Pero. Un carro meraviglioso, stupefacente, davvero. Proprio. Guarda i dettagli anche, no? Della locomotiva di una carrozza. Oh. Questa bellissimo. È la locomotiva, la cara vecchia locomotiva. Guarda che roba dietro, oh. Che arriva qua? Scusa, è veramente spettacolare. Ma e quindi ma abbiamo salutato Carnevale Pero, gli amici di Pero, il Pero Express. Ciao, un saluto. Amici. E quindi alla prossima occasione, grazie. Ciao Pero. E quindi già all'imbrunire, già con le luci bellissimo. Che si stanno un po' spegnendo, Madonna. Se ne accendono bellissimo. Delle altre. E quindi abbiamo il finale col botto. Il piacere e l'onore di presentare l'ultimo carro, che sono gli amici di Via Colombo. Un applauso enorme.
arrivano da Jesolo. La magia diventa proprio, la tocchi, la tocchi. Dicono qualcosa come 7000 lampadine. Sì. Vero, vero. 7000 lampadine. Addirittura, io ero rimasta a 5000. Beh, loro sono i vincitori, signore e signori, del premio web dello scorso anno. Quindi veramente quest'anno hanno voluto superarsi, superare ogni attesa e aspettativa. Io rimango basita. Per carità, l'imbrunile ci aiuta, perché queste luci sono pazzesche. Angelica, dimmi. Luca stava dubitando sul fatto che fossero 7000 lampadine. Vado a contarle? Vai a contartele tutte, dai. Prima, magari ce la fai entro le 9 stasera. Pensa che le avevo 5.000, incominciato. 5000, 7000, comunque è davvero un'esplosione di luce pazzesca. Davvero pazzesca. Allora almeno diciamo, perché ci avete tolto davvero le parole per dire quello che siete, quello che volete rappresentare quest'anno. Un viaggio, una destinazione, praticamente il carnevale, perché loro vivono davvero per il carnevale. E quindi amici, e qui anche ci troviamo di fronte a una magnificenza che rappresenta a chiusura, perché qui siamo nel 28, numero 28 di questo spettacolare carnevale. Col botto, come dicevo prima. Ci tengono a sottolineare che la loro parola d'ordine, il loro hashtag è divertimento, quindi hanno sicuramente voglia di stupire. E vediamo anche le coreografie di tutte le girls. Vado giù anch'io a vedermi questo. Aspetta. Vedi? Le amiche di Jesolo. Scusate, sindaco, scusi. Eccoci davanti. Sono all'incirca una sto venendo giù. Coreografie incredibili. Voglio contare le lampadine. E le dimensioni del carro sono di 22 metri per 9. Scusate, fatemi passare un attimo. Dove sei, Luca? Fissato con le lampadine. Sono qui. Sai, quando mi mettono in testa delle robe, io devo contare le lampadine adesso. Solo che poi devono passare per pulire, non so io. Ciao. Se ce la fanno. C'è lei che vuole dire qualcosa. Giovanni, aspetta. Vai avanti, vai. Dagli amici di Via Colombo. Le lampadine. Ci stiamo divertendo tantissimo e spero di divertirvi anche a voi. Adesso facciamo il balletto. Siete pronti per il balletto? Però mi sembrate le statuine, le belle. Siete veri, non siete di cera voi, no? Ok. Tirate fuori le mani, mostrate le mani. Mostra le manine. Lazzarona. Vedi come si divertono adesso, no? Ultimo carro, adesso danno sfogo. Dai, potete sfogarvi adesso. Ormai. Eccoli lì. Allora abbiamo gentilmente bisogno che vi apriate leggermente, perché questo carro ha dimensioni importanti, 9 metri di larghezza. Quindi abbiamo necessità che vi spostiate per farlo passare. Grazie. Proprio informazione di servizio. Comunque cogliete davvero l'invito di Giovanni e di Luca, perché è l'ultimo carro, di contarli. Ok. Molto brutto. Ma che roba. Veramente sfoghiamoci. Veramente bravi. Lo guardiamo con ammirazione. Facciamogli anche le foto. Ma intravedo una faccia lì. Tu riesci a capire chi è? Il silenzio. È Peppe Grillo. Gli amici di Via Colombo. Chi è? Si sono zittiti? Voi anche? La canzone che chiude in bellezza questa magica sfilata di carnevale, andiamo un po' al momento dell'ora esatta. Se volete alle ore 17 e controlliamo un po' alle ore 17. Ah, facciamo una roba programmata proprio, aspetta. Sì. Questo 47esimo, mi dicono. Sì. Giusto? Sì, giusto. E quindi è inevitabile, finisce? Ma è il caso di farli venire più avanti, presidente? Cosa dici? Deve essere così? Venite un po' più avanti, però. Ho voglia veramente di gustare appieno. No, non vorrei adesso fare. Guarda, questo così. Ah, ballano qua, ok, perfetto. Perfetto. No, perché sennò veramente. Va bene. Ci dà l'idea che stiamo per chiudere. Volete il contributo del pubblico di Sanstino? Ok. Oh, Sanstino, facciamoci sentire, dai, che è l'ultimo. Dai. L'entusiasmo di Sanstino!
battiamo le mani, alziamoci in piedi. Ah già, siete già in piedi, non importa, mettetecela tutta. Caro spettatore, sì, fai buon viaggio, allacciati le cinture, noi ci siamo. E tu? Sei pronto a viaggiare? Siamo pronti a viaggiare? Un sì! Sì! Noi con voi e voi con noi chiudiamo in bellezza questa magica sfilata di carnevale. Un viaggio, una destinazione sotto il cielo di San Stino di Divenza assieme agli amici di Via Colombo. Da destra a sinistra, da destra a sinistra. E allora io voglio mettere in risalto il fatto che loro davvero ci vogliono condurre in un viaggio meraviglioso, perché il personaggio interpretato, attenzione, in questo carro può essere, attenzione, un vecchietto, un papà, un amico, qualcuno che davvero per mano ci conduce verso un viaggio meraviglioso per scoprire la vera essenza del carnevale, che non è altro che la spensieratezza, la voglia di vivere questo periodo soprattutto quando si è bambini, ma anche quando si è grandi. Eccoli che si esprimono e danno mostra di quanto ho appena detto. I nostri 15 anni di storia. Un percorso ripido, ma pieno di emozioni. Iniziato con un'unica passione: il carnevale. Davvero emozionante, davvero toccante. Con queste parole, gli amici di Via Colombo vogliono ancora una volta stupirci e farci riflettere. Siamo davvero onorati perché questo carnevale si sta chiudendo nella maniera più spettacolare, con i ritmi che rappresentano quello che è il carnevale nel mondo. Bravi, oh. Carnevale, vai con le mani, Rio. Vai con le mani, quindi, Sastino, con le mani, vai, Sastino, vai, oh. Applaudiamo al ritmo di musica, siamo partecipi di questi momenti incredibili, alla insegna del divertimento e della spensieratezza. Guarda che bravi, fategli un applauso. Bravissimi e bellissimi. Sono gli amici di Jesolo Spettacolo, amici di Via Colombo. Grazie, Sastino, grazie per avermi. Bravi, oh, bravi, grazie. Bellissimi. Grazie a voi, grazie a voi. Bellissimi. Siete stati bravi, bravi, strepitosi, molto toccanti. Siete riusciti ad entrare nelle nostre emozioni, siete riusciti a solleticare il divertimento, la spensieratezza, siete riusciti a farci pensare, a commuovere in alcune delle vostre parole. Questa è l'ultima pioggia di coriandoli, dopo del 15 ci rivediamo nel 2021. Eccoci. Allora stiamo ritornando. Riprendiamo posto sul palco. Qualcosa di veramente molto bello, stratosferico. È proprio in chiusura. Guarda, ci voleva uno spettacolo del genere, grazie agli amici di Jesolo. Che... Quando io poc'anzi ho parlato di emozioni forti, Giovanni e anche Luca, beh, evidentemente perché mi è davvero arrivato qualcosa. E qui ho tra le mani un bigliettino, un paio di bigliettini che citano una frase, ovvero
Aiutaci ad aiutare. Beh, questo gruppo ne abbiamo visti ancora, insomma, i personaggi che hanno sfilato quest'oggi tendono la mano, l'orecchio e il cuore a coloro i quali hanno bisogno. E quindi eccoci qui, loro sostengono un progetto importantissimo per aiutare un bimbo simpaticissimo. Un bimbo simpaticissimo. Ecco perché l'allegria, la passione e la voglia di esserci sfocia in queste cose qui. Quindi loro ci chiedono: aiutateci ad aiutare. Chiedo ancora dei dettagli perché mi è arrivata proprio in questo momento questa bellissima notizia, suffragata naturalmente da quello che io ho percepito e sentito. Addirittura lascerei il microfono. Vai. Bene, noi amici di Via Colombo vi chiediamo gentilmente di aiutarci, come appunto dicevano giustamente, ad aiutare. Stiamo raccogliendo dei fondi per Davide, un nostro associato, un nostro compagno di avventure, e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.amicidiviacolombo.com. Lì troverete una pagina a lui dedicata dove ci saranno tutte le specifiche tecniche, sia per cosa stiamo raccogliendo i soldi, sia per come fare eventualmente una donazione. Vi chiediamo gentilmente di darci una mano. Grazie. Grandioso. Un applauso fortissimo. Grandioso, bravi come bravi, gli amici bravi, di Eraclea, bravi. Anche gli amici veramente bravi. Di Jesolo. Siamo a Jesolo però, domenica 1 marzo, non mancate, facciamo l'appello se volete. Assolutamente no, e quindi di grande non c'è solo il maestoso, meraviglioso, incantevole, abbagliante carro, ma i vostri cuori sono quelli che lo illuminano. Un applauso a questa gente! Bravi! Grazie, che sappiamo che arriva anche non solo da Sanstino di Livenza, ma anche dai comuni limitrofi, e questo ci riempie di piacere e di soddisfazione vedere gente non solo di questa magica città, ma anche vedere gente che arriva apposta per vedere questo carnevale che è giunto alla 47esima edizione, quindi ne sono passati di carri in questa strada. Penso grazie. Proprio di sì. Grazie davvero. Qualcosina dicono. Non potevamo. Qualcosina, più o meno quanti? Facciamo un po' un conteggio generale. Fai 47 moltiplica per 20-25 dannata. Chi è bravo in matematica alzi la mano. Chi è bravo in matematica alzi la mano. Eccoli lì, guardale le nuove leve. I prossimi. Lui è bravo in matematica, ha alzato la mano, questo che avete sotto il palco ha detto che è bravo in matematica, quindi possiamo fare un conteggio al volo. 47 per una media di 30 carri. Fai anche 25, dai. Fai. Allora, mi astengo perché... diciamola così, numeroni. Numeri davvero spropositati. Quest'oggi è stato. Ci dicono che siamo in diretta, giusto? Sì, siamo in diretta televisiva. Assolutamente sì. Chi ci sta guardando? Media 24, canale 606. Testimoniamo davvero quello che è stato il 47esimo carnevale di Sanstino di Livenza. Io sto davvero ormai riducendo al limite tutta la mia improvvisazione a volte, perché di fronte a certe cose non puoi avvalerti di solo qualcosa che hai preventivamente scritto e trovato, perché le emozioni che arrivano devono essere dettate da ben altro, insomma, non c'è carta né penna che sostituisca quello che il cuore ti suggerisce di dire. E io molto serenamente mi lascio andare a questo, perché non avevo capito bene forse che questo carnevale meraviglioso sarebbe finito con questi botti di emozioni, di sensazioni e di belle persone, davvero, che ho avuto modo di conoscere ancora più da vicino. Sì, qui il lavoro è qualcosa di impressionante. Io sono in grado di darti il numero preciso delle lampadine. Sono 6.994. Ma allora lui è una velocità. 7.000 erano funzionanti fino alle 2:30, poi qualche d'una l'abbiamo persa. 6.994 funzionanti. Se qualcuno mi vuol smentire, 94. Se le riconti. Ci fanno anche presente che effettivamente sono da settembre che preparano il carro mascherato, quindi
ancora un applauso agli amici di Via Colombo. Amici di Via Colombo, grandiosi! Per tutto, per lo spirito del carnevale, ma soprattutto per lo spirito anche benefico con il quale voi partecipate al carnevale a favore di questo bimbo. Davvero un abbraccio, bene, un abbraccio da parte di tutti noi, un abbraccio che arrivi forte e sincero. Bene, anche ringrazio tutti quanti e prima di andare via voglio fare due premiazioni, ci tengo. Volevo premiare il carnevale di Dolo, il carnevale degli storti che abbiamo fatto. Sì, abbiamo fatto. Dai che siamo pronti, vai. Prima volta in vita mia. Voglio premiare il presidente, eccolo qua, scusami, ma sono talmente emozionato che con una giornata del genere sì, sono andato fuori di testa, scusatemi. Aspetta, quando ti daranno i numeri, ti ricresceranno tutti i capelli, io stanno qua. Ok. Bene, aspettiamo il presidente allora, di Dolo, vai che sta arrivando. Vieni breve, ciao cara. Una giornata così, credetemi, non me l'aspettavo. Vi ringrazio tutti, voglio ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno permesso di avere una giornata così e di avere dei carri così. Dopo voglio ringraziare, tanto che aspettiamo, la voce di Angelica, la voce di Luca e la voce di Giovanni. Grazie, grazie. Ragazzi, a voi. Ci hanno, grazie penso a voi, che ci hanno fatto... Non ho più parole. In mezzo a questa benefica e meravigliosa confusione abbiamo cercato di raccontarvi. Ancora dobbiamo finire, ancora dobbiamo finire. Sì, ma non vanno neanche via. Allora, il nostro presidente. Presidente, eccolo qua. Aspetta, presidente Ostan premia. Bene. Ringrazio, ti ringrazio, grazie, 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 grazie ancora. Grazie, un onore, grazie noi di Dolo essere qua con voi, uno spettacolo meraviglioso, bellissimo, veramente non aspettavamo uno spettacolo di tale fattezze. Vi aspettiamo comunque tutti il 22 marzo a Dolo per la ripetizione di questo spettacolo. Quindi sarà non una gara ma una, non so neanche più come esprimermi per significare questo carnevale, sarà una grande festa anche per Dolo. Grazie ragazzi, grazie, grazie. Hai perfettamente ragione, grazie, così grazie sarà. Presidente Ostan, grazie ancora di essere venuti. Amico dopo, di Dolo, guarda che quando noi facciamo le robe qui a Sastino siamo abituati a farle così, e dopo, dov'è Luca? Noi tre Juventini, sì, bianco-neri, abbiamo vinto 2-0 oggi intanto. Vogliamo grazie premiare un gruppo, ogni anno premiamo un gruppo che si è messo in evidenza. Aspetta, dove con vai? Noi. Ogni anno premiamo sto gruppo che si mette in evidenza, che ci dà ciao, una mano. Ciao Matteo. Quest'anno premiamo da buoni Juventini il Milan Club della sezione di San Stino. Un applauso allora, dai, eccoci ci, qua. Ci tocca. Il nostro rappresentante, vieni. Ci tocca. Non fate le foto e non fatele vedere in radio, che poi mi prendono per il culo un anno intero. Vuoi dire qualcosa? Ma noi siamo felicissimi di collaborare da un po' di anni con il Carnevale di San Stino. È una giornata fantastica, siamo divertiti tantissimo e diamo appuntamento al prossimo anno. Felici di collaborare. Grazie, grazie ancora. Al Milan Club della sezione di San Stino. Di San Stino di Livenza. È stato un mese il mio di febbraio. Sì. Sono andato a vedermi l'Inter. Ho premiato i milanisti. Madonna santa. Cosa mi capiterà ancora? Non lo so, non mi interessa. Qualcosa da parte della suocera, ma non lo so. Non mi interessa. Ecco, ormai è il carnevale. È finito questa meravigliosa sfilata di tre ore del 40esimo Carnevale Sastinese. Noi speriamo di aver fatto il massimo per potervi far divertire e per potervi far passare un pomeriggio importante. Ecco, ci vediamo martedì 25 a Mota di Livenza e poi ci rivediamo il giorno 29, sabato 29 in notturna a Caorle, media 24 sempre con voi
e sempre al vostro servizio. Seguiteci, seguiteci sul canale 606, che veramente ci mettiamo il cuore per voi. Grazie a tutti e buona serata. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Questo programma è stato offerto da